Ehi, ragazzacci, Mike, buonasera. L'aneddoto di quest'oggi, la introduzione, toccherà un argomento ironicamente vicino e lontano a noi. Lontano da Pokémon, almeno inizialmente, soprattutto dal punto di vista di Mike, ma vicino al suo nickname. E qua immagino di avere la piena attenzione del mio collega. Ti devo raccontare una cosa, un'altra esperienza di vita personale, perché è bellissimo farlo in questi minuti che precedono il gameplay, enfatizzando il senso della veteran run e della condivisione tra amici. Sono sempre stato un grande appassionato di cartoni animati di tutti i tipi, occidentali, giapponesi, e ricordo molto bene che alle medie sono stato investito come tanti coetanei dalla giappofilia, quindi abbiamo cominciato a guardare tanti anime che erano diversi dai cartoni animati occidentali e, per carità, avevano sicuramente i loro pregi. Del resto eravamo cresciuti con Dragon Ball, che era un anime ma ancora non sapevamo che fosse tale, no? Guardavamo semplicemente Dragon Ball senza domandarci sulle etichette. E uno di questi cartoni animati giapponesi, di questi anime, mi aveva sorpreso più di altri. Sto parlando, lo avrete capito da 5 minuti perché ho detto che è coerente con il nickname del mio amico, di Naruto. Un cartone animato con il quale ormai c'è stato un divorzio, perché non ho gradito come poi si è concluso, ma all'epoca mi sorprese perché riuscì ad andare in una direzione che mai avevo assaporato prima. In Dragon Ball tu cresci con Goku e con il Saiyan più potente di tutti, che è chiaro che sia così, che sia lui, fin dall'inizio. Poi siamo passati sulla nave di Rufy, purtroppo inizialmente Rubber, quindi dobbiamo dire le cose come stanno. Sì, lo chiamavamo Rubber. E anche lui è palese che abbia dentro il DNA l'essere il re dei pirati. È sempre pronto a sconfiggere ogni cattivo. E quasi mai sei davvero spaventato riguardo la sua fallibilità. Tant'è vero che il pre-time skip, non faccio spoiler per chi non conosce, è forse uno dei momenti migliori dell'opera. Perché scardina questo altrimenti inevitabile sentore. Poi c'è Naruto. Naruto è un protagonista unico. Forse il motivo per cui Shippuden mi è piaciuto meno è perché tradisce questo concept. Naruto fa schifo. Naruto non è vero protagonista della prima serie. Naruto è di rincorsa. Naruto fatica a fare tutto quello che i suoi altri coetanei riescono a compiere con meno sforzi e maggiore profitto. Ed è incredibile perché non sei abituato a sentirti in quel modo. Inevitabilmente, come spettatore, empatizzi con il protagonista, ti senti lui, vinci con lui e perdi con lui. E i cartoni animati con i quali siamo cresciuti, i videogiochi spesso con i quali siamo cresciuti, hanno sempre voluto metterci nei panni di chi vince, perché nella vita si perde, quindi tanto vale, quando viaggiamo con la fantasia, portarci il trofeo a casa. Beh, Naruto sorprendeva perché ci metteva invece nei panni dello sconfitto continuamente, ragionando su cosa possa significare essere sempre un passo indietro. Sai chi è un altro grande medium che fa questo? In senso negativo, ovviamente, alla Dragon Ball. Pokémon. Sei sempre un passo avanti al rivale. Sei sempre il più forte. Sei sempre il campione verso il quale dovranno guardare tutti. Ma ormai te ne sarai accorto.
Pokémon bianco e nero mi piace perché è come Naruto. Qui è evidente che siamo noi a dover guardare verso qualcun altro. O forse non è vero. E ci stiamo guardando vicendevolmente. 3, 2, 1, sigla. Buonasera a tutti amici video spettatori e in particolar modo con una scena che ormai non può che fallire perché sbaglio sempre a cliccare il tasto su OBS. Buonasera maestro, non è vero, allievo esatto. Io buonasera, ho riguardato di nuovo questo opening ed è talmente tanto da GDR poco da Pokémon che cioè l'ho percepita proprio come l'inizio di un JRPG, è fuori di testa. Che palle. Che palle. Esatto, che belle palle. Le live invece. Ti giuro che per dirti, so. No? Guarda, ti dico una cosa che è importante, è rilevante e anche rivelante. Ossia, quando abbiamo fatto la Veteran Run inversa di Diamante e Perla, avevo aspettativa per la esplorazione di quello che volevi mostrarmi, di quello che sarebbe stato Pokémon, in generale come ecosistema narrativo. Nella sua semplicità nascondeva una profondità che non avevo mai minimamente scalfito. Quindi sì, ero in aspettativa per quello, e anche per quello che poi si è rivelato essere... Ah, ok, quindi Cydonia non inventa tutto, no? C'è qualcosa da cui... Sì, capisco che dall'esterno si possa percepire. Ma come no? Perché è talmente tanto nascosto. Sì, 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 è vero. Ma sì, ma no, vabbè, soprattutto se non hai mai visto Diamante Perla. Perché è tutto lì. Quindi dici, no? Come fai a costruire una discussione? Si può ed è molto figa, tra l'altro. E Arceus ha impreziosito tutto in maniera, secondo me, splendida. È stato bello vedere le lastre di nuovo. C'è qualcuno che ha delle sinapsi connesse là dentro. Però era per quello che vivevo l'esperienza. E invece qui ho voglia di giocare a Pokémon. E non è da poco. Ho voglia di giocare. Cioè, non vedo l'ora di fare quel combattimento. Anche se non so quello che mi aspetta. Voglio combattere, voglio mettere alla prova, voglio fare il party. È veramente figa come cosa. Bellissima. Ha senso che tu la pensi così, anche perché stiamo enfatizzando il gameplay attraverso la Nuzlocke. Sì, certo, la però funziona tanto. E anche in Diamante e Perla c'era la Nuzlocke, ma non mi catturava. Era semplicemente il che bello, almeno sono coinvolto. Ma non avevo voglia di giocare a Pokémon. Invece qua dico, cazzo, l'abilità no, perché in realtà posso fare... Cioè, è ancora acerbo, però è fantastico. Mi piace, ho voglia di giocare. È bello. Diciamo che aiuta il fatto che oltre alla Nuzlocke... vedi il nemico volere la tua pelle. Esatto. Laddove, esatto, ok, fai Nuzlocke in un altro gioco, hai paura della morte, poi vedi che l'AIA ti fa danza delle palle per 3 turni e dici, vabbè, sì, ok, ma pure se mi impegno e voglio che i Pokémon, come dire, muoiano al KO, comunque alla fine non accade perché il nemico non ci va pesante. Qui pensa solo al fatto, hai mai pensato di autolimitarti in Pokémon bianco e nero? No. Esatto. Cioè, a parte la Nuzlocke, non hai mai pensato, vabbè, questa cosa non la faccio, è un po' troppo no rotta. Anzi, si è creata la dipendenza da Odino, cioè, cioè tu sei disposto a tutto pur di sopravvivere. Sì, è questo quello che accade in un gioco che ti mette alla prova. Poi, al di là del fatto che ci dobbiamo purtroppo mettere la Nuzlocke, però lo sottolineo ancora una volta,
La Nuzlocke è qui perché fa parte del content di due videogiocatori, me e te, che solitamente spesso si mettono alla prova. Sì. Ma Pokémon Bianco e Nero è un gioco godibilissimo senza Nuzlocke. Lo sottolineo ogni introduzione ormai, perché non voglio che passi il messaggio del quindi senza Nuzlocke in realtà, no, certo, Bianco e Nero rompono le palle. Sicuramente ci sono delle fight che senti meno addosso, c'è meno enfasi sulla morte del Pokémon, perché tanto se muore lo rivitalizzi. Però comunque rischi di perdere il Pokémon, comunque rischi di perdere la battaglia, eh? Sì, cioè, in un gameplay normale di Pokémon Bianco e Nero non ti muoiono i Pokémon, però, cioè, magari vai al centro Pokémon e il capopalestra lo devi fare due volte. Qua. E sì, questa cosa in altri giochi Pokémon è impossibile. In Scarlatto e Violetto, che giocheremo insieme, quindi non vado nel dettaglio, ma non penso di essere mai morto. E sono stato in difficoltà, non ricordo se poi sono morto nella blind run o meno, credo di no, ma se anche fosse, è probabile che io sia morto con dei Pokémon e con l'intero party, perché ho sottovalutato troppo il nemico e magari non mi sono curato e sono andato in una boss fight, ecco, mai morto, ok, in difficoltà solo nella fight finale, ok, grazie, ecco, okay. Mi ricordavo anch'io, però non volevo di cazzate, ecco, ma nella fight finale ci siamo andati con la merda, perché non ci sentivamo minimamente in difficoltà, ah, vero, sì, ok, allora, ecco, ti racconto questa. Sono morto in realtà una volta in Pokémon Scarlatto e Violetto, perché sfruttando l'open world ho cercato di fare un allenatore di endgame a livello 15, ok? Ok. Però chiaramente era la prima volta che si poteva giocare open world, quindi ci ho provato. Però c'era una roba del tipo sui side mission, ok? Vabbè, andiamo da Ganon, sì, esatto. Bravo, andiamo da Ganon. Però, a parte quello, non ho mai avuto paura. Ed è un problema, ed è infatti un altro, guarda un po' che ci ritorniamo, l'ennesimo pregio di Arceus. In Arceus hai continuamente sì, paura. Sì, esatto, vedi un alfa, esatto, poi a un certo punto trovi il trucco e finisce, ma in quella prima metà è bello. Sì. Sì. E tra l'altro, Mike, quella lotta la stavo per vincere, ora che mi sono ricordato, cioè quella lotta a livello 15 contro livello 50, cisandolo con le cure più altre robine, se non sbaglio c'era l'ultimo turno decisivo e ho perso una probabilità, tipo mi sono colpito da solo, lui non si è colpito da solo essendo confuso, ora non ricordo esattamente, ma ho rischiato di vincerla. E questo per dire, no, che come tu da veterano Souls, magari se fiuti una sfida difficile puoi farla subito anche se non hai esattamente l'equipaggiamento. Io appena vedo qualcosa che mi complica la vita in Pokémon ci vado incontro, ma ecco, in un gioco del genere mai. In Pokémon Bianco e Nero anche da veterano non vai mai a fare lo smargiasso, anche se non giochi in Nuzlocke. No, esatto. È evidente che tu non possa farlo. E quindi purtroppo non è mai più tornata questa cosa, lo sai, te l'ho detto mille volte e te lo ridico adesso, non è mai più tornata. È giusto farlo. Beh. Detto questo, tanto come sempre ci dobbiamo godere l'oggi e non il domani, l'oggi è ancora con un Bianco e Nero in Blind Run. Sì. Mm-hmm. E quindi ti chiedo se ci sono riflessioni particolari che vuoi fare sulla generale trama di Pokémon Bianco e Nero, perché oggi, amico mio, sarà chicchettosa. Ah, sì. Oggi non so quanto gameplay hardcore ci sarà. Ok. Come sempre gli allenatori bastardi sono dietro l'angolo. Continuiamo oggi a setappare il party, mettiamo. No, oggi però ci sono dei dialoghi e delle cose veramente, veramente importanti. E quindi ti chiedo. Guarda, l'unica cosa sulla quale, diciamo che per ora, quello che stiamo scoprendo di trama sono dettagli di carattere dei personaggi, ossia il fatto, e già mi fa piacere averlo saputo perché non è scontato, che Gekis non si senta in alcun modo più importante in maniera esplicita degli altri saggi, ok? Lui lo dice, no, tu sei come me, non preoccuparti. Poi magari, per carità di Dio, ha il coltello dietro le spalle, però contemporaneamente si pone in un certo modo. Tra l'altro continuo a dire,
è un comportamento, un linguaggio e un modo di porsi anche della storia completamente antitetico ai bambini, ai ragazzi, più da ragazzi questa storia, ed è una cosa che mi è piaciuta e sta piacendo moltissimo. Ma al di là di questo, al di là dello scoprire meglio i personaggi, per quanto concerne la storia, ciò che continuo a chiedermi è perché usare l'iconografia della corona. Cioè, ci sarà un motivo magari legato al Pokémon leggendario, a un'antica storia, al fatto della che corona nei confronti quanto... di N. Sì, cioè è vero che c'erano gli eroi, c'era il vecchio castello, hanno voluto richiamare proprio quel tipo di ripetizione per poter suggerire il fatto che si torna a quello che in realtà non è caduto, che in realtà il suo ruolo era, che adesso invece diventerà. Quindi probabilmente quello, però privo di input nuovi, che probabilmente stanno per arrivare, mi stavo concentrando oggi nel rivedere l'opening al fatto che c'è molta enfasi sul concetto proprio di monarchia e corona. E questa cosa mi piacerebbe vederla discussa non soltanto nell'opening, ma anche in futuro magari da qualcuno che nel momento nel quale... Ecco, la domanda che mi pongo è... non è vero, la risposta l'abbiamo già avuta. Lui è già sovrano. Quindi in realtà è stato già incoronato, è stato già definito tale, però lui non va in giro con la corona, perché in un contesto moderno di Pokémon sarebbe pacchiano o rivelatore in maniera troppo esplicita, o di un contesto di setta, o di quello che non vuole venga poi reso così pubblico, dato il suo eliano, deathnotiano comportamento. Vediamo. Io per ora sono... sorprendentemente no, perché mi aspettavo che sarei rimasto coinvolto, ma il modo in cui sono coinvolto non è soltanto oh figa sta trama, ha delle chicche, guarda un po' quella battuta, non è così banale rispetto a quello che è successo dopo, no, è proprio tutta bella, anche perché i personaggi secondari, terziari, proprio pentiari degli allenatori che trovi in giro, comunque non dicono soltanto ah il mio insetto ha fatto schifo, no, ti aggiungono quel contesto dell'ambiente, della chicca famosa nella città, del colore che ha visto lì che ti serve a far capire come potrebbe il Pokémon comportarsi in quel momento di data natura. È bellino, è scritto, cazzo, le cose piccole hanno un'anima, non sono semplicemente la gag di appunto Circenso a Antonio e Filippo che abbiamo visto negli altri. Allora, guarda, sì. Hai detto un sacco di cose interessanti, okay. Quindi voglio darti un premio e dare un premio più che altro a tutte le persone che sono in live, sia a quelle blind che a quelle non blind. In particolare questa sarà una coccola in non blind per dei motivi che tu non puoi capire adesso, però divertiamoci perché hai detto delle cose interessantissime. Okay. Allora, concordo con te nel sottolineare il servilismo di Gekis. Gekis, antagonista o presunto tale di Pokémon Bianco e Nero, perché poi, insomma, è labile qual confine. Sì. Chi è l'antagonista? È Gekis? È N? Esiste un antagonista? Il loro obiettivo è effettivamente stupido? È intelligente? Purtroppo qui anche questo è domandabile, peraltro in un gioco che rompe i cliché non puoi mai aspettarti che tipo di risvolto psicologico avranno i personaggi, però hai ragione, attualmente il servilismo di Gekis è uno dei suoi tratti caratterizzanti. All'inizio si mostra come capo, tu lo percepisci come capo, gli stessi scagnozzi del Team Plasma hanno paura di lui, ti ricordi quando Muna fa l'illusione e fa credere loro di vedere un sacco di Gekis moltiplicati che gli dicono tornate subito a casa base, cosa avete fatto perché non avete catturato il Pokémon? Quindi insomma il capo all'inizio sembra proprio essere tale, poi però piano piano viene ridimensionato perché all'inizio scopri che è uno di vari saggi, ok? Quindi forse ci sono altre persone al suo livello ed effettivamente è così, i saggi che tu poi hai conosciuto sono altri anziani come Gekis che operano in questa sorta di setta, non si capisce bene. Poi addirittura arriva il momento L sulla ruota panoramica. Gekis non è il sovrano sono io, sono N, mi hanno incoronato, io voglio un mondo con i Pokémon liberi dagli esseri umani e tu praticamente sei il mio migliore amico,
l'ha scelto lui che tu sei il suo migliore amico, ma tu sì, sei il mio migliore amico, sei un grande, perché anche tu si vede che sei bravo con i Pokémon, quindi assisterai alla mia ascesa sostanzialmente, oppure proverai a fermarmi, e nel caso provaci, perché se mi riesci a fermare, allora io non ero meritevole di questo ruolo. N implicitamente ti ha detto questo, no? Fermami se puoi, perché sì, se lo fai, oh, allora c'hai ragione te. Però io penso di essere il meglio del meglio, quindi esatto, come and get me. Lui non ha paura di te, ti sfida, anzi addirittura quando a un certo punto capisce di aver perso, è una cosa che hai notato e che mi è piaciuta un sacco, hai fatto giustamente, insomma, attenzione al fatto che N dichiara la sconfitta come un onorevole avversario, comprende di aver perso sì, prima del esatto, KO dell'ultimo Pokémon, e non è il solito cattivone che sborbotta perché ah, mi hai ucciso tutti i Pokémon, bastardo, se non fosse stato per te, per sì, il vostro no, stupido cane. Esattamente, tra l'altro ha un comportamento che ritengo essere impossibile da gestire in Pokémon, perché ha costruito la sua intera struttura su questo paradosso che va accettato, ma è il cioè scrivere una storia che si permetta e si faccia permettere di essere presa sul serio con questo paradigma è difficile, però lo si fa. Ricordiamoci che in generale persone che sono genuinamente con obiettivi macroscopici vengono fermate dal fatto che sono state sconfitte in un combattimento Pokémon, no? Questa cosa è fuori di testa a livello di concetto di narrativa, e quindi già è pesante. Ma N supera questo problema facendo uno scontro di Pokémon per il fatto di essere uno scontro di Pokémon. Bravo, bravissimo, cioè, è un'ottima osservazione, è bellissima, è vero. Cosa, cazzo, mi è piaciuta da pazzi, mi è piaciuta da pazzi. Lui cioè vuole, non è che perde, allora lascia perdere quello che stava facendo. No, lui vuole proprio vedere nello scontro Pokémon qualcosa che riguarda lo scontro Pokémon. Fine, ed è molto figo, molto figo. È la cosa più bella che ho visto adesso, mi è piaciuto tanto. E conta che, vabbè, ora qui ti racconto una piccola cosa, ma brevissima, perché se no questo discorso diventa enorme e ci porta okay, via un'altra ora. Però sappi che nel manga Pokémon, i Pokémon vengono utilizzati per disarmare le persone. E ci quindi, hanno provato! Sì, se bravi! Se tu sei senza Pokémon e qualcuno ha un Pokémon, no, sì, minaccia con quel Pokémon fisicamente, nel senso che Crobat se ti prende, ti avvelena e ti ammazza. No, tu, bellissima sta cosa. È come se avessi una pistola in mano, disarmi l'altro e a quel punto gli punti la pistola e lui fa quello che dici te, perché vedrai te hai in Crobat, lui non ha niente, quindi. Figo, e qui figo, il concetto bello, è in realtà simile, nel senso che senso, finito sì, lo scontro Pokémon non è che N fa, oh no, mi hai battuto, quindi adesso hai ragione tu. Ok, mi hai battuto, io in primis ti ho sfidato, implicito. Sì. Ti ho sfidato coi Pokémon che ho preso nel percorso accanto. Io sto giocando con te. Cioè, questa non è la mia squadra. Io sono oltre il concetto stesso di squadra. Li ho presi, ci ho fatto amicizia 10 minuti fa con questi Pokémon. E tu invece, cazzo, ti stai impegnando per allenare quella sì, squadra e portarla da lui e vincere contro di lui. Quindi pensa quanto ti è superiore in questo momento. N trova i Pokémon a 10 metri da sé, caldi non, è vero? 10 metri da sé, ci parla, proprio fisicamente ci parla e li convince magari a lottare per lui per una lotta, ma questo non significa niente. Questo non, come hai detto tu, non è che lo porta a dire ti è superiore o ti è inferiore. Sta lottando con te, si sta mettendo alla prova, ti sta mettendo alla prova, sì, ma non è niente di serio e niente che in caso di sconfitta lo faccia desistere dal compiere quello che per lui è il percorso. Comunque, mm-hmm, dicevamo, tornando all'origine sì, della coccola che volevo fare, N sembra quindi in una posizione decisamente superiore rispetto a Gekis, che come tu hai ben detto invece è servile, sembra effettivamente voler dare tutto se stesso per una causa più grande e non si pone neanche in superiorità rispetto agli altri saggi, nonostante si vesta in maniera diversa e eccentrica, forse proprio per il ruolo che ha avuto finora comunque di Cicerone nel Team Plasma. Comunque non è che è sopra i 7 saggi o sopra N, e quindi hai ragione nel dire che al momento è un cattivo sui generis. C'è la corona, è un simbolo importante, noi sappiamo che a Unima c'è stata una monarchia, ma sappiamo anche che questa monarchia è long gone, perché ora sembrerebbe essere una repubblica o comunque una forma non monarchica di governo, in quanto
il palazzo regale non c'è più, il castello è sepolto e nel deserto esce fuori giusto una torre tutto pieno di sabbia. Quindi, insomma, volenti o nolenti, non credo ci sia spazio per una monarchia. Infatti. Quindi, io vorrei che tu facessi una cosa insieme a me. Questa è la coccola che daremo a tutti. Mettiti la intro, la mia intro, così facciamo prima, quindi la sigla. Ok. In una scena, per esempio nella scena del gameplay, e riguardiamola di nuovo insieme. Quando l'avremo guardata tutta e tu avrai rivisto questo momento in cui Gekis sembra incoronare praticamente N, ti vorrò fare una domanda e tu mi risponderai come meglio credi, va bene? Ci sto, va bene, guardiamola, sono pronto. Sarà una domanda che probabilmente ti manderà un po' in confusione ed è giusto che sia così e non riuscirai, credo, a meno che tu non sia non blind, ok. a darmi una risposta precisa. Però è proprio divertente farlo in questo momento. Facciamolo. E in questa puntata. Va ci bene? Sto, d'accordo. Hai la sigla pronta? Pronta. In silenzio ce la riguardiamo, tu ti guardi tutti i dettagli possibili che riesci a percepire e poi ti faccio la domanda, va bene? Va bene, ok, ci sto. Guardiamo 3, allora. Mm-hmm. 2, sì. 1, mm-hmm. Go. Finita? Mm-hmm. Ok. Le domande sono due. La prima è una risposta breve, immagino. È già avvenuto questo momento, giusto? Allora, ci si può definire sovrani anche prima di un'incoronazione, ma dovrebbe essere già avvenuto in teoria, sì. Cioè, il fatto che lui può definirsi sovrano... Ah, oddio, sai che... Allora... domanda breve il cazzo. Risposta breve il cazzo. No, perché ti spiego. Lui può definirsi sovrano, può essere definito sovrano dalla setta, da Gekis and Company, dai saggi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma rimane il fatto che l'essere concretamente incoronato fisicamente all'interno di un evento rituale o, insomma, momento per loro tutti così cruciale, potrebbe avvenire solo una volta raggiunto un certo obiettivo. Cioè, tu sei il nostro sovrano, adesso che sei riuscito a, che so, prendere il leggendario, farti amico X, o convincere il mondo che hai fatto sì che ora ti incoroniamo fisicamente perché abbiamo un potere che, come criminalotti che ce la mettono tutta, non avevamo prima. Altrimenti magari è anche veramente un circle jerk che non serve a nulla, che fa molto più i team dopo bianco e nero che non questo. Quindi non è okay. Così rapida, nel senso sì. Quindi di nuovo non si sa quando è avvenuto. Hai cambiato idea 90 volte? Io te l'avevo detto, che sì. Avresti cambiato idea 90 volte cazzo... Hai anticipato qualcosa di terribilmente, tremendamente vero, non lo so. Lo so, ok, allora diciamo che la risposta a questa domanda è non ne hai idea, perché io sono con te, posso solo dirti che il tuo ragionamento è corretto, puoi essere definito sovrano perché sei già stato incoronato... Potrebbero anche definirti tale perché sei destinato a esserlo. Ti abbiamo scelto come sovrano, ma l'incoronazione effettiva avviene poi. Anche un principe è sovrano. Sì, esatto. Perché è un sarà sovrano, no? E un futuro sovrano, quindi bene o male potrebbe anche essere futura. Questa incoronazione non essere già avvenuta. Bene. Dove? Questa. È la allora, domanda che ti voglio fare. C'è una cosa dell'intro... Dove? Che mi ha sempre colpito,
ma non la posso spiegare e non mi aiuta più di tanto. È quando si vede il dove, nel microscopico, ossia, meglio micro, nel Semplify. medioscopico, ossia l'edificio. Bravo, ecco, qui ti volevo. Lo Bravo, bravo. so, l'edificio io continuo a guardarlo. Bene, bravo, bravo. Io esattamente speravo che fosse il dettaglio che avresti Oh. memorizzato in questo rewatch. Sono contentissimo, è proprio lì. Ok, È sì, bene. perché è il più importante nei confronti del dove. Il fatto è questo. Il fatto è questo. La muraglia che si trova lì dinanzi, di primo acchito, le prime volte, senza riguardare l'intro, potrebbero anche sembrare, diciamo, palafitte di costruzione, qualcosa in corso d'opera e così via. Ma non è propriamente per forza così. Da una parte, perché hanno un'estetica eccentrica, quasi da note di un piano, ma soprattutto perché hanno delle luci di avviso sulla cima, della serie anti-schianto di elicotteri, eccetera. Quindi sembrerebbero essere davvero una sorta di parete piuttosto che qualcosa che sta venendo costruito. E il fatto è che questo edificio, al di là che in background ha qualcosa che non riesco a decifrare, perché potrebbe essere là qualunque. Cioè, per quanto, cioè, onestamente sembra essere sottoterra perché non c'è luce. È una luce che trascende l'idea di notte perché il cielo l'avrebbero creato in qualche modo. Invece no, c'è questo fascio di luce da sopra, come se fosse un cratere, no? Che illumina naturalmente, ma non, onestamente non sembra luce naturale, quindi un po' non sembra luce naturale, però potrebbe essere luce naturale. O un enorme faro sulla cima di qualcosa, però. Quindi potrebbe essere un geofronto o qualcosa del genere, oppure un grosso faro a mo' di stadio. Non è possibile negarlo, ma sarebbe molto poco setta segreta. E poi hai il fatto che ci sono delle luci artificiali, molto più invece comprensibili in quanto tali, che danno questa luce ocra, diciamo, che illumina l'edificio. E poi abbiamo sui tetti, o meglio, sul lato del tetto, diciamo, a mo' di tempio, delle lenti, dei fori, qualcosa. Quelle sono. Il fatto è che è un edificio che ha ai lati un proseguire, cioè una roba grossa, non è la casetta nell'ambiente di Memoride. È una roba gigante, quindi ti dirò dove, boh, però sottoterra, anche perché comunque c'è il terreno non Quindi è. andiamo sottoterra a un certo punto, o non ci andremo mai, non vedremo mai questo No, posto. lo vediamo. Quindi andiamo Cioè, sottoterra. non lo vediamo propriamente, forse per forza, cioè, non è detto che lo vediamo così. Così come qui. Ah, ok. Ok? Perché lì entra in gioco anche la cronologia, quando è stato realizzato questo evento, oppure questa inquadratura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potremmo effettivamente trovarla diversa o trovarne resti. Ma resti non credo, perché questi sono belli freschi. Gekis sta lì tranquillo a farsi le sue cose, tornerà a casa nel suo piano segreto da qualche E va parte. sottoterra, casa sua è sottoterra. Beh, davvero villain Batman che fa? Scusa. Allora, però qua mi fermo. Il fatto è Non. che o troviamo una struttura del genere in giro, o di nuovo la cronologia ha qualche problema, perché l'unica Lo so, ma. struttura che abbiamo visto antica non è assolutamente in buone No. condizioni. No, ed è un castello, questo non è un castello, questo è molto giapponese. Però il fatto è che. Il fatto è questo, che a voler proprio andare a usare la lente in ingrandimento, sembrerebbe quasi che ci sia una forma di ristrutturazione qua comunque. C'è un bel tappo, che un chiodo che vuole forse correggere un crollo di un tetto, ma è estetica, non si può sapere. Sai cos'è il fatto? È che c'è Gekis. Cioè, almeno l'abbiamo visto parlare, e salvo che. Abbiamo già fatto questo discorso, salvo che sia. Un'estetica che si ripete è lui, ma non su. No, ma che estetica che si ripete? È lì, è il ragazzo, è il bambino, è il presente. Non può essere altrimenti, non può non essere il presente.
Ed è, sì, ci si esauriscono le possibilità. Purtroppo devo ridarti il fantasma degli eroi del passato che sono identici a quelli del presente, soprattutto in un gioco che ora sai essere collegato con Legends. Okay, l'eroe okay. è Nardo. Ok, è vero. E è Andy vero. Viene da qui. Il capotreno. È vero, sì, è vero. Quindi devo, no, per avevo... quanto possa ne... essere interessante tutto il discorso del luogo nascosto nel quale si rifugia Geki. Però ne abbiamo parlato, del fatto che anche prima di tirare fuori certi discorsi avevamo parlato del fatto che, per esempio, il visore o comunque la maschera di Gekis fosse un'eredità simile all'artefatto che poi scopriamo abbia N. A-N. Quindi ci sono, ti seguo, significa quindi che questo edificio probabilmente lo vedremo non così. Ne troveremo delle macerie, dei resti, e che modernamente questo ricordo ed evento ha portato Gekis a recuperare questa conoscenza, questa idea. Forse non l'idea, forse l'idea è sua, forse l'idea è recente, forse l'idea è di N. E chi lo sa? Però c'era questa setta che ha fatto questo in tempi antichi, durante l'era della monarchia, adesso è andata distrutta, loro hanno recuperato e hanno detto, sai cosa, prendiamo questa iconografia o rispettiamola e proseguiamo il loro disegno e andiamo Quindi avanti. Praticamente è un ricreiamo questa situazione, cioè rincoroniamo un ragazzino, ritroviamo sei saggi, perché un tempo si faceva così, nel castello Salcazzo, nel palazzo Salcazzo, noi rifacciamo uguale, praticamente una sorta di rievocazione storica. Beh, sì. Forse conoscendo Unima è la cosa più coerente con quello che hai visto finora, cioè l'amore per questa tradizione, per questi eroi, per questa storia passata, per bla 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 bla, e per il fatto che Gekis faccia molto leva su questa roba, no? È lì spesso che ti dice, ma ragazzi, ricordatevi i vecchi tempi, i Pokémon erano liberi e poi li abbiamo schiavizzati, quindi forse c'è questa voglia di ripescare dal passato. Però ecco, io volevo solo farti ragionare sul fatto che, perché tutto quello che hai, in realtà tutto quello che hai detto finora potrebbe essere tutto giusto. Non c'è una cosa che hai detto che non potrebbe essere effettivamente così, perché ormai lo vedo, sei libero, ti aspetti di tutto, sì, e fai bene da questo gioco Pokémon. Ormai sono passate troppe ore per sottovalutarlo, quindi stai praticamente sparando tutte cose che ti vergogneresti di sparare in Scarlatto e Violetto, te lo assicuro. Cioè non diresti, vabbè sì, magari allora il passato voglio rievocare, cioè sono robe un pochino più semplici, mentre qui sei effettivamente più capace di aspettarti il meglio e di provare a indovinare su cose più interessanti. Detto questo, volevo farti ragionare sul fatto che questo edificio non l'hai mai visto, e se apri la mappa di Unima puoi provare a farlo se vuoi. Ti assicuro che niente, fallo pure, facciamolo insieme così entriamo in game, ti assicuro che niente del genere può essere ravvisabile. Apri pure la mappa, non ti spoilerare le descrizioni delle città, perché così almeno le vediamo strada facendo, ma detto questo puoi guardare la mappa quanto vuoi. Non hai anticopoli, no? Cioè, lo vedo lì proprio, anche perché lo hai già visto. La tua best bet, perdonami se forzo, era il deserto, momento. Sì. Bravo, la tua best bet è che quello che hai visto sia un tempo quello che era il castello. Ma non lo è assolutamente. Non ora. Sì. Non ora di sicuro. Non ora di sicuro, sì. Quindi le cose sono due equivalentemente corrette a seconda della prospettiva, poi vedremo quale delle due sarà quella scelta da Game Freak, ma insomma, da una parte il castello è il castello sepolto mille anni fa, oppure B, no, quell'evento è già avvenuto o deve avvenire, ma comunque è nel presente, ok? Non è mille anni fa, però allora non l'hai mai visto, sì. Però non c'è in mappa. E attenzione,
ti ricordo che poi ci sono le dimensioni in Pokémon, i viaggi interdimensionali, quindi se proprio voglio fottere con te, allora possiamo anche aprire a quello, eh? Ma non è... non conosco questi leggendari e i loro poteri, ma non credo sia il caso, sai? E bravo il... Ma no, oggi l'allievo anticipa tutto, ed è lì che volevo... darti il secondo momentino di speculo e domanda. Ok. Scusa Mike, ma i leggendari, ok, in questo gioco, ma che cazzo c'entrano? Siamo abituati a un gioco leggendario centrico. È vero. È vero. Allora, il fatto è questo: i leggendari sono più centrali con il racconto dei vecchi eroi rispetto dei gemelli, ti ricordi? Cioè, loro, i leggendari sono più legati ai gemelli del passato che interagivano con loro, evidentemente, il che mette la meteora a un passato che anticipa i gemelli citati, rispetto alla storia attuale. Quindi, il fatto è questo. La cosa per la quale possono centrare i leggendari di questa narrazione sono due, cioè le cose possono essere due. La prima, la più plausibile, che però non porta da nessuna parte fino a che non si prosegue, è che effettivamente, for fucking reasons, questa setta li sta cercando, visto che non era... Sono forti, li usiamo come armi. No, ma li sta cercando, e lo sappiamo già che li stanno cercando, o comunque uno loro, sì. Perché il teschio voleva essere uno degli antichi draghi, e sono questo antichi... lo sappiamo, esatto. Ce l'ha detto N esplicitamente. Esattamente. Però, diciamo che... Allora, madonna mia, però, qui si viaggia. Allora, le ipotesi che possono venirmi in mente in maniera completamente libera, senza basi, perché le basi mancano, escludendo il fatto che nei quadri si parlava vagamente di poteri ed elementi colori, ma era una roba poeticizzata, potrebbero star cercando questi leggendari perché abbiano... Ma è più una cosa da... I tre folletti e fate di Archeos, che non mi ricordo come si chiamano, coloro che i hanno geni. Creato. No, i geni, sto parlando dei tre che... sì, esatto. E Mespic, perdona. Esatto, grazie. Io i tre geni penso siano tre, perché Enamorous per me non è canonico, scusate, andiamo avanti. Scusate, deformazione. Rightfully so. Però il fatto è che uno potrebbe pensare queste creature hanno la possibilità di interagire con ammaliamento oppure comportamento dei Pokémon o degli esseri umani, li prendiamo, così facciamo un bel megafono magico e la nostra idea viene inculcata più concretamente nell'idea del popolo. Cosa implausibile, perché sono draghi incazzati, non vedo come potrebbero avere quel tipo di energia. Oppure, e questa è l'altra cosa, loro li cercano, non li trovano, e sono i leggendari a interagire nel bene o nel male. In realtà non possiamo sapere se questi leggendari... Cioè, chi ci dice che i leggendari siano in disaccordo con Gekis and Company? Magari sono d'accordo con loro e fanno un casino. Cioè, però, di solito i leggendari sono molto intelligenti. Non necessariamente senzienti come Lugia, nel modo completo, al di là del senno animale. Però non sono creature istintive animalesche e basta. Non sono ferine fino in fondo. Basta pensare a come si comportavano anche nei film Articuno, Moltres e Zapdos, erano abbastanza smart, che io ricordi, poi magari un ricordo bambinesco, però potrebbero interagire o a favore o a sfavore di questi antagonisti, e nel caso loro facessero qualcosa di, che ne so, sì, world changing, come una forma più invasiva delle bombe che utilizzavano in Diamante e Perla, sì, i team Galassia, esatto. Allora a quel punto entrano in gioco e fanno casino, come è successo con Cyrus, però era si chiamava Cyrus, bravissimo, okay. Sì, Cyrus in Diamante e Perla. Ecco, come cadeva con Cyrus in forma un po' diversa. Però qua io ho esaurito le carte dal cappello magico. Guarda, amico mio, a questo punto io ti do l'ultimo prompt di oggi, è stato preziosissimo. Guarda, questa introduzione è una delle migliori di Bianco e Nero, perché ti stai rendendo conto di non sapere in realtà... Ed è bello, perché così sì, magari ti farai delle domande ancora di più da adesso in poi. Ti aggiungo un'ultima cosa, alla quale non puoi darmi risposta, credimi. È come tu mi hai detto per Bloodborne, non puoi indovinare questa cosa, è se vero, non la sai. Okay, ok. Non ti dico neanche impegnati, perché non ce la puoi fare. Va bene. Però il concetto è, in Pokémon da sempre
amico mio, da sempre, compreso Scarlatto e Violetto, solo Bianco e Nero fanno eccezione, secondo me, e X e Y, ma per il motivo sbagliato, perché lì proprio per esiguità, per povertà di contestualizzazione, ma sempre è chiaro, sin dal primo sguardo, sin dal primo minuto di gameplay, che cosa rappresentino i leggendari. Da un punto di vista proprio di potere, cioè se tu giochi a Rubino e Zaffiro e vedi il Behemoth e il Leviatano, capisci che uno è una creatura di terra e una creatura di mare. Sì. Poi di lì a 5 minuti vedi Team Magma e Team Hydro e dici, ah vabbè certo, ok, questo vuole il magma e questo vuole il mare, ok, ho capito. Poi di alghe e palchia, diamante e perla, ok, spazio, 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 tempo, 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 spazio, tempo, ok, ho capito, questo è il signore del tempo e questo è il signore dello spazio. In sesta generazione non capisci un cazzo perché XY fanno schifo, andiamo avanti. Poi settima generazione, il sole e la luna, cazzo, sole e luna, vabbè, ho capito, c'è un leone con la criniera a forma di sole, lunala è una luna, quindi ok, il sole e la luna. E Scarlatto e Violetto, penso tu lo abbia capito. Sì, 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 passato e futuro. Sguardo, bravissimo, passato e futuro, lo percepisci subito, immediatamente, ok? Sì. Bene, Bianco e Nero, che cosa sono? Solo una cosa è chiara di Bianco e Nero. Uh-huh. E l'ho detta la prima volta nella prima live, ma non so nient'altro. Gli opposti. Bravo. Però ma essere opposti non è un potere. No, lo so, infatti non sappiamo in cosa sono opposti a parte il colore. Non lo sappiamo. È chiaramente un simbolo di dualità, di ossimoro, però non so altro, anche perché sono molto simili, molto simili. È vero, non ho altre domande, sono okay. Contento, e ci ragioneremo, oggi ragioneremo su diverse cose di quest'intro, ok? Quindi tienile lì, oggi ci ritorniamo, te lo prometto. Mamma mia, figo. Ok? Vai. Perfetto. Allora. Direi che possiamo fare il nostro solito recap delle squadre. Secondo me ci sta. Perché adesso okay. Io mi metto qua, torno al gameplay statico, o meglio, dinamico. E dove siamo qua? Abbiamo fatto la cattura. Sì. È giusto, allora. Giusto. Abbiamo fatto la cattura. Allora, qui abbiamo una squadra che non è male, anche se Aurelia è un bel po' indietro. Partiamo da, vediamo un po', dalle coppie. Però prima tolgo il veleno a Odino. Antidoto. Che sprecone. Ho fatto schifo, scusa. Ma tanto siamo pieni di soldi ormai. Yeah. Pio, allora, pio. Aureliette? Allora, Aureliette è un debole preoccupante 27. Mi raccomando, è il nostro tank. È stato così strano chiamarlo così, però hai ragione. Ha così pochi HP. Però, allora... Eppure, ha così tanta difesa. No, ma infatti non crepa. Ok, lei sta bene, molto bene, livello 27. Poi abbiamo Rossino e Bluetto, che sono dei mostri, penso. Il mio Rossino è livello 33. 32 è il mio. Ok. Poi Donkey Kong è al 30, insieme a King E 30 anche il mio, ecco. King K. Rool. Il main è al 30. Serpedra intendo il main. Ok, il mio 31. Lo starter. E Chansient è al 31. 30. Abbastanza. E Pio Pio, perdonami? 29. Ok, Pio Pio e Cracra sono pari. Poi tu hai un livello meno su Piro Porco e un livello più su Bluetto. Due livelli meno su Aureliette. Sì. E un livello più su Pigeant. Cioè su Chansient. 31 mi hai detto, vero? Siamo abbastanza vicini, ma bisogna livellare Aurelia. Aurelia, sì, anche io adesso farò il 30 con Aurelia sicuramente. Ma se io insegnassi ritorno ad Aurelia, può farlo? Secondo me non è una bella idea, perché vuoi farlo? No, semplicemente per velocizzare. Coverage. Ma che coverage? È solo per uccidere le cose senza fare tre turni. Ma hai 21 di attacco, fratello. Ah, giusto, perché... Giusto, è vero. Serve... Puoi anche caricare una palla di cannone, ma se lo fai... È vero, è 24. È vero.
E allora bisogna aspettare di avere una mossa. Ma non è vero, è un capriccio, perché Shagura è vero che fa molto più male, ma fa male comunque. 50, dai, va bene, dai. 100 se ha lo status. Lo so, ma va bene, sì, è vero, è vero. Non vuoi dipendere dallo status, però è anche vero che è proprio il setup di Aureliette e Aurelia. Ti metto lo status, ti tengo sotto tiro di Shagura e intanto non mi fai danno. Esatto, fighissimo, con l'Evol Condensa poi. Andiamo, allora, dobbiamo recuperare i fossili. È vero. Vuoi farlo adesso? Ci sta, ha senso, è un ottimo startup. Aspetta, ma io ce l'ho a volo. Ah, si è mossa un'erbetta, aspetta un secondo che controllo. Potrebbe essere un Audino per Aurelia. Vai, vai, si è che mossa. Che culo. Si è mossa, ce l'ho a volo comunque. No, che cos'è sto insetto ci schifoso? Godo. Ci godo. Vabbè, non, purtroppo non so quanto è potente, quindi non posso tenere Aurelia. Oddio, non può shottarmi Aurelia. Faccio fuoco fatuo. Shottarlo ma sicuramente guarda, non lo shotta. Guarda, non può shottarti Aurelia neanche se prega il suo dio scende. Guarda quanto ti fa. Madonna, wow. Poverino. No, ha evitato l'attacco. Anche a me l'ha evitato. Vabbè. No, solo a te. Ah, solo sì. No, io sono dove devo stare. Non sono giusto, dipendente scusa. Da queste cose. No, va bene, aspetta che la curo perché magari ora mi fa un attacco pazzesco. Sì, da Barnato poi. Ma magari curalo, fa una cosa curalo, curalo, magari curalo, fa, curalo. Fa una cosa speciale, non posso saperlo, sono inesperto. Ora usa ghigliottina, esatto. Oh no, questa mossa la ricordo dai tempi antichi. Allora. Ma porca miseria, c'era l'occasione di farle fare punti esperienza, ma proprio doveva apparire sto coso. Cos'è Mario? Non era qui dentro il fossile? Sto sbagliando? Vabbè, è andata. Allora, dicevamo, la città non ho la minima memoria, ma volando lo scoprirò perché ci sono le descrizioni. Volo. Allora, devi andare a Zefiropoli. Ok. Yes. Al museo. Perfetto. Sì, mi aspettavo un dottore, ragazzi, non ricordavo che fosse una tipa. Una tipa. Sì, è una receptionist. Museo sì. Ricordavo che fosse al museo, ma non che fosse Gianfranca. È la palestra. Okay. È la stessa cosa. No, destra, destra. Aha. Esatto. Ti ricordi? Yes. No, non nel senso che non pensavo che fosse una ragazza, amici. Intendevo che non pensavo che fosse un NPC generico. Oh, ma dai, ma vogliono che la squadra sia lì? Ma sei scema, ma mandano al PC. Sì, anche per me è così, scusa, bet. Ho fatto il mio bet momento, se no te l'avrei detto. È che nei nuovi giochi Pokémon vanno direttamente come logico, nel box. Porca miseria. Ci sono voluti 26 anni, Mike, per capirlo. 26 anni. Sì, è così, ci vuole tempo per l'innovazione. Devi essere paziente. Ok. Ok. Tirtuga, una bellissima. Aspetta, che dobbiamo linkarli. Ma scherzi, a voglia. Allora, Tirtuga, l'hai visto, no? Perché ti fa vedere solo il soprannome, sì, ma sì, però è una tartaruga. Ok. È bellissimo. Il mio è un uccello, invece. Oh. Come lo chiamiamo questo duo? Ah, ok, lo vedi dall'icona, giustamente. Sì, esatto. Allora. Nell'albero azzurro non c'è una tartaruga, sempre vero? Perché lui è proprio Dodò. Ah, è vero. Vabbè, io posso chiamarlo Miriel, dai. Ok. Miriel e Dodò ci sta. Miriel e Dodò ci sta, perché comunque Dodò è un personaggio che ti aspetti alla fine dei tempi. Esatto. Ok. Allora, andiamo subito a vedere
le stats di questi Pokémon. Dobbiamo impariamo fare l'animazione prima. L'animazione, sì, però dico, apriamo la, yes, il menu e facciamo l'animazione, perché non abbiamo visto... Allora, il mio è Mite. Ok, aspetta, 3, 2, 1... Per proteggere gli ideali. E la verità smarrita, due Pokémon divisi tornano in un'unica vita. Eccoci. Eccoci. È una merda. Allora... il mio è Vivace. Il tuo è? Il mio è Mite. Abbassa la difesa, aiuto. Vabbè, il mio è ancora peggio. Il mio è ancora peggio. La tua abilità è ottima, Vigore. Evita che il Pokémon vada KO in un colpo solo. Il mio è una delle abilità peggiori dell'universo. Sconforto. Le statistiche scendono se i PS calano sotto la metà. Scusa! Infatti Dodò è un Pokémon di merda. Ma perché esistono abilità solo negative? Allora, devi vederla, come dire, al contrario. Vuol dire che è un Pokémon teoricamente forte, molto forte, come Regigigas, che per esempio ha delle statistiche assurde, però si attivano dopo un po'. Ma guarda... Il problema è che Arceops fa comunque cagare, ok? Questo è il problema, guarda, di Arceops. Escludendo il tuo essere vet, da neutro lo vedo solo come un pensiero molto ottimista, perché nulla mi fa suggerire con un'abilità che si chiama Sconforto che il Pokémon di base sia forte. Cioè, deve essere, le statistiche si abbassano, e chi mi dice che sono alte di base? Lo verifichi, lo controlli, però cazzo, che paura! Cioè vuol dire che sotto il 50% di HP... diventa anche più fragile, capisci? Fa paurissima. Allora, un Pokémon del genere, ok, aveva senso, secondo me, questa è una mia personale opinione, con delle statistiche offensive, scusatemi, difensive decenti. Questo Pokémon ha 65 in entrambe le difese e 75 in PS. Era molto forte. Se gli no, in realtà è una merda così. 65, davvero? Sì, 65 di base è basso, Mike. Conta che in attacco ha 130. Ok? 140, anzi, perdonami, 140. Ok. È basso. Okay. E quindi, esistendo nel mondo Pokémon il concetto di priority, purtroppo questo Pokémon... Cazzo. E poi voglio dire... Nel momento in cui prende anche un attacco che non lo shotta, è come se fosse morto. E infatti non ha grande spendibilità, purtroppo. Non so se in avventura può dare delle gioie, perché non l'ho mai provato. Okay. Però ti faccio un esempio. Io oggi stavo facendo una live di competitivo. Tu conosci Slaking? Sì, gorillone enorme che dorme. Sì, è quello che dorme, sì. Sai che abilità? No. È un'abilità che si chiama... in italiano non me lo ricordo, truant in inglese, ciondolone forse, non mi ricordo. Comunque, ha un'abilità che lo fa attaccare un turno... Pigrone, bravi ragazzi, che lo fa attaccare un giorno... Un giorno... No, troppo. Un turno sì e l'altro no, ok? Quindi un turno attacca e l'altro turno ciondola. Ha delle statistiche assurde, come se fosse in leggendario, va bene? Ma... Sì. Può attaccare una volta ogni due turni. Un turno attacca e un turno no. Ora in competitivo ogni tanto lo si vede cicciare fuori. Oh! Però ciccia fuori con dei compagni che devono fare delle robe assurde per renderlo utile. Tipo oggi ho trovato un tizio che aveva Medicham. Medicham è il tizio di arti marziali, il Pokémon arti marziali antropomorfo, non so se ce l'hai presente, di Rubino e Zaffiro. Pokémon psicolotta. Sì, sì, ce l'ho. Che medita. Lui sì, era... Okay? Lui è... lo conosco un botto perché mi ricorda il passato. Perfetto, allora, Medicham ha un attacco che si chiama Skill Swap, che praticamente scambia la sua abilità col bersaglio. Quindi si devono fare auto Skill Swap... Praticamente un self-hit, tu con il tuo Medicham ti self-hitti Slaking con Skill Swap per dargli l'abilità Pure Power di Medicham e togliergli Truant, va bene? Ma giusto, era Mira di BDSP, che stupido. Esatto. Ecco, sì. Quindi per forza te lo ricordi. Benissimo. Allora, baratto in italiano, credo, sì. Per fare questa roba, però, devi fare una manovra assurda che dura 50 minuti e intanto una squadra normale t'ha già inculato. Io oggi ho trovato Medicham Slaking, non mi è riuscito a fare un attacco, il povero Cristo.
perché continuava a girare attorno a questa cosa. Lui doveva creare una situazione troppo complessa per attaccare con questo Slaking. E purtroppo un Pokémon come Archeops fa la stessa fine. Devi fare troppa manovra, ok, non mi deve prendere danni, allora aspetta, devo mettere magari un Redirector così almeno attacca senza prendere botte. Ok, capito, usa un Pokémon normale, con 20 in meno nelle statistiche, ma almeno non devi fare tutto sto casino. Anche perché, ricordati che in Pokémon, questa è una cosa importante a livello competitivo, e io ti voglio dare anche pillole di competitivo, devi, in Pokémon, i Pokémon che richiedono tanto setup per funzionare, per ingranare, sono... una scritta sulla tua fronte riguardo quello che farai. Cioè, se tu giochi quel Pokémon che è per ovvio, funzionare palese, richiede esatto. quei tre turni in cui devi fare quello, hai già detto al tuo avversario, per i prossimi tre turni faccio questo. Faccio ti stai questo, facendo autoleggere. Sì. Sappi che c'è stata una smentita in Pokémon Scarlatto e Violetto riguardo un Pokémon che io avevo bollato come merda, perché era questo tipo di Pokémon... Invece oggi è uno dei più giocati. Ma lo scopriremo durante Scarlatto e Violetto. Ti ricorderò di questa discussione. Ma certo. C'è un Pokémon che tu metti in campo turno 1 e deve fare per forza una cosa, se no fa schifo. E io ho detto, ragazzi, questo fa la fine di Archeops, di Regigigas, tutta sta gente qua. Invece, stavo dicendo, scusami alla chat chi è, perché avevano un dubbio. E invece sta funzionando bene. Pensa, ha anche vinto un internazionale questo Pokémon. Quindi mi sbagliavo. Ok. Buono. Andiamo a prenderci questi... Anzi, a prenderci i titolari. Sono pronto. Ok, ecco qua. Fatto. E allora, ora che si fa? Dove si va? Ah, si ritorna al percorso in cui eravamo prima. Ci avevano detto di parlare con la professoressa, però. Qualcuno, vero? Ci avevano detto di parlare con la professoressa... Oh mio Dio. Beth non ricorda niente. Parte 50. Non mi ricordo, adesso dobbiamo andare avanti. Adesso dobbiamo andare avanti. Non ho ricordi di robe con la professoressa, ma magari mi sbaglio. No, è un ricordo delle scorse live, ma non mi ricordo chi me l'ha detto. Forse Belle, forse la bambina, non mi ricordo. Libeccioli. Ma comunque no, al momento non c'è da fare granché se non andare avanti. Andiamo. Poi magari se mi viene in mente la chat mi aiuta con quello che... potrebbe andiamo, esploriamo, livelliamo, facciamo le cose, yeah! Ma per ora va bene andare avanti. Quindi? Ah sì, ci avevano detto di far vedere il Pokédex Araria, sti cazzi. Andiamo. Mi chiedono se vuoi fare qualcosa, la professoressa. Particolare. No, allora, effettivamente Pokémon è inspiegabilmente diventato thirsty dopo Bianco e Nero, cioè... Sì. E negli ultimi capitoli hanno creato le waifu incredibili, ma prima no, cioè persone normali erano. Concordo. Allora, andiamo. Devi andare a sinistra. Yeah! Ad ovest. Ok, percorso 6, abbiamo già fatto la cattura qua, sì. Abbiamo già fatto la cattura, dobbiamo andare oltre il ponte. Ok, perfetto. Oltre il ponte io ti precedo un attimino. Io a questo punto Roteolia uccido... di domenica, ragazzi. Uccido anche le cose normali perché almeno un po' di esperienza la faccio. Sono alla fine. Fai bene, fai bene. Non è ora possibile. Questo Tranquil, però. Per carità, si fa. Però non con Aureliette ci mettiamo 50 anni. E invece cambiate idea. No, è vero che qui ci sono un sacco di waifu, per carità ragazzi, non è diventata una discussione vita o morte. Sì. Allora ok, è selvaggio, perfetto. Sono appena pentito di volerlo fare solo con Aureliette, che non posso fargli sciagura. Anch'io sto soffrendo un po' Aureliette, ma Aurelia, insomma. Metterei il cracro. Sabrina aveva il frustino, vero? Sai perché, Mike? No.
sono serio, non è una battuta. No, figurati. Perché all'inizio tutti avevano il frustino nel primo progetto di Capumon. Ah, è una citazione al primissimo progetto che avevano quando si chiamava Capsule Monster. Tutti sarebbero dovuti essere dei domatori. Ammazza. Poi hanno tolto le fruste, probabilmente perché Nintendo gli ha detto che le fruste non ci piacciono sul Game Boy. Pikachu! Usa fulmine! Però Team Rocket e Sabrina sì. hanno un rimasuglio di quell'idea lì. Team Rocket, ti ricordi, in prima generazione lo sprite? Il Team Rocket era il migliore. Perché aveva i frustini? Perché era genuinamente cattivo al posto di fare le supercazzole sulle cose magiche è strane. È vero, ci vorrebbe proprio il ritorno di un cattivo che vuole conquistare il mondo e basta. No. Invece di tutte ste cazzate, il tempo, lo spazio. Oh, io voglio conquistare il mondo. Freezer, esatto. E basta. Allora, Aurelia era fantasma e basta? Sì, spettro. Ok, quindi a posto, sti cazzo. Fuoco. Chichikong. No, doppio team, no. No. Ragazzi, neanche se mi critta, secondo me. Ok. Anche a me ha fatto doppio team la merda. Porca vacca. Abbiamo un Ube. Un altro doppio team. Godo è entrato fuoco fato. Ma ha fatto due doppi team. Qui quel giorno lì erano. Ma io gli faccio un Ube. Tre doppio team. E io gli faccio un Ube. Tre. Ma gliel'hai fatto un Ube? No, perché l'ho colpito comunque. Che schifo che fai. Io ho fatto doppio team e hai hittato. Io sì, non hitto parassi semi a 90% in competitivo. Oh. Aia, finta super efficace, sì. Sì, però è finta di Dirling. Sì. Sì, in attacco sì. Ha tipo non classificato. Fantastico. Ok. Grande giocata di Gianfranca allenatrice che con Emolga Barnato a 10 PS fa doppio team into morte di Barn. Sì, è normale. Vabbè, che ti frega? Che ti frega? Fai il Dondozzo player. Per te questa cosa non avrà senso adesso, ma no. Poi capirai. Okay. Fai il Dondozzo player. Fai lo burni, poi gli fai mosse a caso. Ottimo. Allora. Io ho appena fatto. No, rispetto, mi ha messo no. I semi, Dio Madonna. A te li ha messi? No. I semi purtroppo secondo me mi richiedono uno switch. Ho fatto un errore a inibirgli l'attacco allora. Perché? Perché ora farà parassi seme! Eccolo, lo sapevo. No. Devi switchare perché ti rifotte quello che prende di burn con i semi. Esatto. E non vai da nessuna parte. E Giorgio Pancaccini è lui con i suoi semini, col qui, semini. Vabbè, andata così. Split. Ma come riduttore? Mike. Dimmi. Ti ricordi quanto eravamo spaventati? No, c'era il terrore assoluto, costante, insostenibile. Ora goditi di questo momento, ricordandoti di parlare con gli allenatori che sì. Sconfiggi. Esatto. Mi avete fatto vedere chi siete voi, invece. Ok. Conosci questa bacca? Bacca liegia. Tendi l'orecchio anche tu. Forse riuscirai a sentire il respiro dei Pokémon e delle piante. Ok. Tenderò l'orecchio. Completamente pazza. Ricordati il metodo zollette, sempre, eh? Sì. Oi, se trovo un altro Dirling, io bestemmio. Voglio allenare Aureliette. Ah no, però ha fatto il 30. Buono. Devo allenare il Cracro. Però coi Dirling. Brutto. Ok. Ci ascolta il respiro di Audino. Esatto, ragazzi. Voi sì che mi capite. Ma come protezione? Sì, protegge lui. Gradisce il protetto. Ha fatto due protezioni di seguito. Eccolo. No, via, in questo percorso bisogna solo succhiare, niente. Cioè nulla fa.
Più che altro dovrò portare Aurelia a curarsi perché ha pochissimi PP. Vabbè, c'hai volo adesso, eh? Esatto. Esatto, esatto, esatto. Sappi che c'è un detto nel mondo competitivo che è with sub seed you can succeed, cioè sostituto e leech seed, che è parassi seme. Wow. Ok. E c'è da dire che il semino l'ha riportato in voga un altro nuovo Pokémon di Scarlatto e Violetto, dopo okay. una mancanza di semini in Spada e Scudo. Quindi focus sui semini nuovi, perfetto. Allora. Volo. La disgrazia experience, bravi. Plic plic cade la pioggia, pum pan lottano i Pokémon. Oh, mi raccomando, ascolta gli allenatori. Vabbè. Questa è Umbrellina Sara, però ce ne sono alcuni che dicono cose interessanti. Guarda che alcune riflessioni di lore più importanti le ho fatte su dialoghi extra. Questo okay. fa capire quanto a Game Freak wow. non fotte un cazzo, sì, però. Sì. Assolutamente. Oh, ma sono tutti dei giocatori competitivi in questo percorso. E che già voce normale su Aureliette, bravissimo. Umbrellina Sara... ha le idee chiare proprio. Bravissima, brava. Anche Giavoscia, brava. Ok. Ti prego, livello. Sono pochissimi punti esperienza. È vero, avete ragione. In realtà i semini c'erano. Sapete perché non si usavano? Zeno, perché comunque non si usavano così tanto i semini con Ferrothorn lì. Perché la Dynamax mandava tutto in caciara. Era troppo veloce, era tutto troppo veloce. Ma questa fa che è già voce con tutti? Sì. Guarda, c'è Free Exp da Umbrellina Sara. Perché credo che la IA sia basata sul fatto che lei abbia i Pokémon canterini. Quindi godi. Ah, Free Exp. Sì, sì, ti giuro, ti regala esperienza, sono le rune più easy che abbia mai visto. Cioè, se ascolti bene il verso che fanno questi Time Pole, sembrano orsi. Sì, sì, guarda. Madonna, avrei un bisogno estremo di avere mosse nuove, comunque. Ah, ho maledizione, ma non credo che sia granché. È quella strana. Guardate... ragazzi, com'è? No, maledizione, lascia perdere. Maledizione esatto. è una mossa che sui non spettro tira giù l'attacco, tira giù la velocità e sull'attacco e la difesa. Ma su uno spettro ti tiri un chiodo in testa, togli un quarto degli HP a botta all'avversario, sì, ma sì. ti togli metà vita. Non vogliamo questo in no. una noccaluzza. Decisamente no. Ah, sono scemo. Non importa. Mi fa comunque male. Ok. Ho misplayato, ragazzi. Ho fatto doppio fuoco fatto. Yes. Oh, sono pochi punti esperienza, però... dai, Aurelia, per favore. Ho paura per te. No, no, non può farti niente, non può farti niente. No, no, intendo per il futuro. Ok. È di livello 29 adesso e vorrei che fosse più forte. Oh, basta mancare. Sta facendo dei velocizzi questo signore. Ho fatto solo un momento prima per la chat mi avvisano, eh. No, ragazzi, dovete essere complici. Allora. Professore, fa l'accelerazione. Allora. Ok. Hanno la spia, ho visto, cazzo. Spioni proprio. Cioè. Oh, ma quanti ne ha? Poteva metterne uno con il quintuplo dell'esperienza. Allora, io ho già finito di nuovo le... no, sono Chad. Non ho bisogno di questo. Non ho bisogno di questo. Ok. E ce l'abbiamo fatta, Madonna. Ok.
Senti, 100 Pokédollari e un centro Pokémon, perché abbiamo due mosse. Questi Dirling che non ti vogliono far livellare prima o poi finiscono. Ma il fatto è che i punti esperienza dei selvatici sono così pochi. Solo che adesso comincerà a esserci un improvviso, non dico... No, vabbè. Il fatto è che cominciamo a essere a livelli pericolosi che mi mettono ansia. Cioè si passa... Praticamente hai la fase centrale in cui sei al sicuro. Poi quando cominciano a esserci Pokémon di livello 40 cominci ad avere l'ansia. Sono d'accordo. Ho cagato addosso. Che mi fa un danno. Attacco rapido basterà. Ah, il motivo dei 5 time pole è perché conoscono il core che aumenta di potenza. Beh sì, anche se Pokémon diversi, sì. Quindi, ok. Quella barretta blu quanto mi rendeva felice. Forza, ok. Iperpozione, che oggetto Unchad. Disse il gruppo di giocatori e di allenatori che ha comprato 6.000 Pokédollari. No, appunto, è Unchad perché tanto abbiamo i distributori. Vorrei esaminare scientificamente i tuoi Pokémon. Maiale. Allora. Maiale? È solo una scusa. No, è che sto guardando Made in Abyss ed è una cosa che è imbarazzante. Che cosa ne pensi? Made in Abyss ha una capacità sceneggiativa di creare un world building talmente intrigante da non farti sapere cosa aspettarti che ha dell'incredibile, però l'autore ha degli enormi problemi. Allora, enormi, enormi problemi. Ho una opinione controversa su, cioè contraddittoria in realtà, su Made in Abyss, perché mi piace tanto Made in Abyss. Come setting, sì. L'idea di questa voragine che ti rende sempre più malato, sì. Man mano che scendi, di questo tesoro nascosto sul fondo dell'abisso, è veramente una cosa carina. Trovo tuttavia che l'uso del gore e della violenza in Made in Abyss talvolta sia fine a se stesso. No, ragazzi, amico. Allora, e così perde di gusto, perché non hanno capito perché Attack on Titan è piaciuto. Se no, sì, modo. Lo so, ma il fatto è questo: che Made in Abyss a volte ha il gore opportuno, ma 7 volte su 8 è un kink dell'autore e basta. Bravo, ci sono dei momenti proprio gratuiti. Ma a dir poco, hai visto il film? No, è molto figo quello. L'antagonista, la prima stagione, io. Bello, l'antagonista è molto figo. Comunque, allora, vediamo che mi dice. Datti anche tu la scienza, vedi. No, mi dispiace, però qualcuno avrà qualcosa di buono. Allora, laboratorio 4 stagioni, aperto in tutte le stagioni dell'anno. Come ogni laboratorio. Allora, ci sono Pokémon che cambiano la loro forma in base alle stagioni. Possiamo considerare anche questo come un tipo di evoluzione? No, ma come una forma incredibilmente interessante di adattamento all'ambiente, sì. Noi studiamo i cambiamenti della natura prodotti dall'avvicendarsi delle stagioni. Qui intorno ci sono esemplari di Dirling, giusto? Devi sapere che questo Pokémon ha l'interessantissima caratteristica di cambiare forma in base alla stagione. Lo scopo delle nostre ricerche è proprio scoprire il rapporto che lega i Pokémon al clima e alle stagioni. A questo fine, abbiamo sviluppato un sistema di manipolazione atmosferica rivoluzionario che trascende addirittura le stagioni, controllando temperatura, umidità e precipitazioni in base all'esigenza. Che cosa? E fin qui tutto bene. Basta, questo è un libro. Il problema è che siamo molto occupati e non abbiamo il tempo di aspettare il momento giusto per catturare il Dirling. A questo punto entri in gioco tu. Aspetta, sta diventando una cosa gigantesca. Vorrei che tu andassi a catturare Dirling e ce lo portassi in qui in laboratorio. Una volta che avremo verificato le trasformazioni, anche noi cercheremo un esemplare della stessa stagione. E allora? Vuoi farmi controllare la forma di Dirling? Sì, ma non ce li ho. Non ce l'hai, però se lo troviamo possiamo catturarlo, va bene? Ok, va bene. Quest. Ok, va bene. Perfetto, lo facciamo assolutamente. Allora, poi abbiamo questi due. Che bello l'ambiente, il vetro semitrasparente, le piante che cambiano la stagione. Sì. Questo è il laboratorio 4 stagioni. In certe stagioni sul Monte Vite
oltre Punentopoli si accumula molta neve. Ok, figo. Temperatura e umidità della vetrina qui accanto sono controllate dal computer. Figo. Ok, carino, carino. Bello, è rotto il cazzo, eh? Svelerò il segreto meccanismo. Il segreto meccanismo che sta dietro alla tua forza. A Odino. Allora. Luigia! I tuoi genitori ti odiavano, cazzo. Lugia. Voglio. Ti viene voglia di avere un figlio solo per poterlo chiamare Luigia e vedere come cresce? No, Mike, non mi viene questa voglia di maledire così tanto una persona. Allora. Sì, esatto, tra l'altro ce l'hanno un Deerling. Cosa cazzo vogliono da noi? Va bene, basta. No, oddio, invece il prossimo non sarà un Deerling Trainer, quindi... Ha fatto parassi seme di nuovo. Lo so. It's a shitty world we live in. Se trovo un altro Deerling, ragazzi, faccio un casino. Catturalo almeno. Giusto. Eccolo a Fenta. Ah, quello era un crit. Mazza. Palla scura. Master Ball reskinnata, ragazzi, è così. Lui non lo rinominiamo. Ball. Ok. Sì, no, perché non fa parte del Elisir. Ok. No. Allora. Abbiamo fatto tutto, raga. Devo trovare un dio da catturare. Fai. Dobbiamo fare surf poi. E ricordati, Mike, che qui dovremo surfare a un certo punto. Oh, me lo segno nel backtracking. Eh? Yup. Mamma mia, è forte. E il cerca strumenti, avete ragione. Avete ragione. Ah sì, io non ho preso l'oggetto, ma lo va via. Ok. Comunque non ti chieda se vuoi metterlo nel party, è fuori di testa. Allora. Cioè domandami... Adesso lo fa. Esatto, sì. Allora. Volo. Fa le tauntelle? Questo Vanillite fa le tauntelle, ragazzi. Mio Dio, ma è potentissima questa tizia. Cioè, ma vi rendete conto? Taunt into switching Frillish. È il momento di un super repellente. Perché non credo di voler avere a che fare di nuovo con... Ma che cazzo? Don Dozzo player anche lei. Cosa stai facendo tu? Portando il Deerling. Ah, ok, bravo. Allora, probabilmente trick room. Ho sbagliato qualcosa. Ragazzi, che oggetto ho usato? Perché mi sono... Cos'hai usato, bro? Non so, ho incontrato un nemico. Evidentemente non ho usato un repellente. Cosa ho fatto? No, il repellente allontana solamente i Pokémon di livello più basso di quello che hai davanti per primo. What? Ok. Lo sapevi? No. Ok, wow. Granocchio ce l'ho ancora. Allora. Ok. L'allenatrice particolare più temibile. E il profumo che emana ricordano un vaiare alberato, in cui volteggiano le foglie secche per riposarsi a terra. Ah, sì. Che bello. L'odore dei pini.
Allora, andiamo. Fondamentale questa interazione, vero Mike? Boh, neanche un premio, capito? No, no, no. Allora. Ok. Libecciopoli. La città del Libeccio. Non farà mai non ridere, sì. Oh no. No, certo, bisogna dargli anche gli altri, però è la stagione. Sì, ma potevano anche darti in premio per stagione, cazzo. Sì, esatto. Sì, e comunque non te lo spoilerò, ma quello che ti dà è praticamente un calcio nei coglioni, ok? non ti aspettare. Con quale naturalezza. Di incredibile. Hai fatto la finta. Sì, questo è di Lingopoli, raga, eh. Non può fare niente. Ok. Non usare parassistema, per favore. È quello che ha appena fatto, infatti sto per denunciare la Game Freak. No, l'ha appena fatto anche lui. Me ne vado. Me ne vado da qui. Guarda come velocizza l'allievo, mamma mia. No, va bene, sei tornato indietro per fare sta cosa. Esatto. Ah, ma io ho una caramella. Devo andarmene, se no mi muore Aurelia. Ho sbagliato tasto. Vabbè, non può morire, dai. Però ho sbagliato tasto per ansia. No, ti preoccupare, non muore. Non uccido Aurelia perché sto accelerando. Non ti preoccupare, non succede niente. Non far morire Aurelia. No. Assolutamente. Ti pago. Assolutamente. Posso pagare. Arrivo in chat, regalo delle sub, non c'è problema. Ok. Tutto scold. Sai, io me ne andrò. Alla fine tutti dobbiamo renderci conto che ci sono dei momenti in cui prendere delle decisioni. Vabbè. Ok. Via bolla raggio. Dentro il vampo idrico. E andiamo. Ah, no, 34, mi ricordavo 32, allora scusate. Ok, finalmente. Andiamo avanti. C'è l'oggetto sopra, Mike. Preparati perché è un oggetto importante, eh. No, sopra lì. Adesso okay. Vai nella zolletta d'erba. L'hai fatta l'allenatrice in basso a sinistra? Sì. Ok, vai avanti. Esatto. C'è un oggetto sopra veramente figo. Ci okay. Cambierà la run. Ok. Ah. Sentivo un tono un po'. Ma perché la Pokéball? Ah, era un... Oddio! Hai capito. Geniale. Yes. Geniale, cazzo. Che bravo. Oh no, pazienza. Bravissimo veramente. Che figata. Racro inlivellabile in questo. Che figata. Bravi, è proprio Voltorb ma fatto bene. Esatto. Era un reboot di Voltorb Electrode ma integrato a meraviglia con l'ambiente. Che figata. Ha fatto la finta. Sì. Ha fatto la finta. Le spore sono state sparse. Puoi giocare anche tu? Ombrellina. Oh. Vanillite. Io ho fatta prima, quindi fai pure. Ce l'ho un antidoto. Yay. Si toglierà il cracro, però almeno il 30 glielo voglio far fa qua. Tutti già al 30, vabbè. È anche vero che poi con caramella rara fa il 31. Mettiamo Pigeant in questo percorso fa bene. Dai, Donkey Kong, fa qualcosa di buono.
pochino possiamo zollettare. Eccone un altro. Frillish. È acqua? Sembra... Frillish acqua spettro. Ok. È una sposa cadavere. Infatti, figo. Di Verità Nascoste, mi pare che si chiami il film, Verità Nascoste. Perché ho messo Censient? È normale. Aveva mica un... Oddio, ha fatto pazienza questo fungus. È finita. Ok. Sì, ho l'accio erboso, ma quanto vuoi che pesi? È una medusa. È un fantasma! Perché io metto non istintivamente... Non so quanto pesi, sai, non ne ho idea. Ci guardo. Dai, dai, figo, figo. Ma non ne ho la più pallida idea. In realtà pesicchia. Merda. Cioè, non tantissimo, però... Anche io immaginavo fosse... Al limite dell'etereo, sì. Bravo. Okay. Muore, vero? Ok. GG. Acci picchi, ho perso. Però è stato divertente. This I don't like. Semper Fi. Giocare con l'acqua assieme ai Pokémon non c'è niente di più piacevole. Non mi separerei mai da loro, per nessuna ragione al mondo. Va bene. E abbiamo... Allora. Oh mio Dio. Questi Emolga che fanno doppio team. Che simpatici sono. Sono pericolosissimi. Una 100. È più forte questa. Pietra foglia. Vabbè. Grande King K. Rool che hitta. Nonostante tutto. È al terzo doppio team il ragazzo. Attenzione, abbiamo il buon. Il solo fatto di essere qui mi riempie di energia. Ora ti faccio vedere. Sì, ma non con doppio team. Eccolo. Invece frusta. Quello che ti farà, frate. Vabbè, ok, ce l'ho fatta. Sono resistito alla doppio team experience. E livello 31. Che predict. Cosa ha fatto? No, non è un predict, ha switchato senza motivo. Allora. Anzi, mi ha fatto un favore. Perché Mincino non avrei potuto colpire. Ok. Yes. Ragazzi, non chiedete dell'aggiornamento di ray tracing di Elden Ring, fate finta che non sia esistito, l'effetto è lo perché? Stesso. Ah, ok. From Software che mette il ray tracing. Non funziona? No. No. No, cioè. Ok. Già. Oh no, fascino. Da Rumaca, non farlo. Fascino toglie parecchio attacco, amico mio. Meno 2. Pizza. Madonna, questo Tranquil è potentissimo. È finita, devo cambiare. Non mi va. Non ho la pazienza. Mettiamo un'altra femmina così almeno. Boh.
Ok. Bacca liegia. Quando si è circondati dal verde ci si sente subito traboccare di energia. Grazie, madre natura. Va bene. Madonna, che brutto questo. Gente forte? Una combinazione. Un gauntlet strano. Ora ti dico, appena ci arrivi. Ok, visto. Ok. Direi inibitore senza neanche pensarci, ma siamo più lenti, attaccherà prima lui. Ok. Livello 22. Ma non ne vale veramente la pena. Non sono riuscito a scappare, ma ti prego, ma per favore. Mettiamo un bel super repellente e via. E che cazzo, ragazzi, madonna! Vabbè. In teoria siamo abbastanza safe comunque ora. A prima vista la cava a pietra elettrica appare un labirinto inestricabile, ma in realtà la strada è una sola. Ok, grazie. Tu dove sei? Sono andato nella direzione sbagliata. Nell'erba, in quell'erba lì. Ah, ok, ok. Ho trovato un encounter abbastanza spaventoso. Senti, a proposito della cava Ponentopoli che si trova lungo il percorso 6, si dice che nel suo fondo viva un Pokémon incredibile, che nell'antichità ha protetto i Pokémon di Unima da un mare di fuoco. Ah, e chi l'ha provocato il mare di fuoco? Un vulcano? Un Pokémon? Il suo nome è Cobalt. Bella domanda. Avrai una risposta. Okay. Se sei capace di solcare le acque con la mossa Surf, forse avrai l'occasione di incontrarlo. Cobalion è tipo il cavallino? Bravo. Ok. Ok, ok. Ho usato il super repellente nell'unico momento in cui non serviva, incredibile. Attento, ah, sei già non sei andato nell'erba brutta. Lo faccio. Solo che ho usato il repellente. Mi piace per niente questa situazione. Allora, vacci con un Pokémon forte qui. Io ho messo davanti Bluetto perché troppo tardi. L'encounter che ho trovato era... Ok, tu hai trovato un encounter abbastanza... Ma sono di livello altissimo! Sì, quello che dicevo. Ah, ok, fortunatamente non c'è nient'altro. Cazzo, però. Allora, a posto. Descrivimi questo cavallino, in chat hanno dei dubbi. Ok, oddio. Brutto colpo. Secondo, eh. Ok, sto bene. È un cavallino azzurro con i calzini. Giusto? Ok, allora non è quello che dici. Merda. E ok. La chat aveva ragione. La chat aveva ragione. Io invece pensavo tu avessi pensato a quello giusto. Vabbè, meglio. Merda. Ok. Porca miseria. Meglio. Senza dignità, niente. L'ho perso. No. Con i calzini mi è piaciuto. Bene, ragazzo, siamo arrivati al dunque, eh. Ok. Fatto questo gauntlet puoi andare oltre. Oh dai, ci andrò? Allora, ci provo, ad andare oltre. Ora controllo se anche quell'altro ha i calzini, ragazzi. Non ce la faremo, non sopravviveremo. Oddio, forse no, allora forse dicevi quello... Allora, è imponente questo Pokémon o è puccioso? No, è puccioso. E allora, se è puccioso, non è quello che dici tu. Ok. No, beh, nel senso io me lo ricordo solo... Magari ha il volto cattivo e non mi ricordo. Non lo so. Aiuto. Ok, vado, faccio volo perché non sono pronto a sopravvivere adesso a nulla. Ho avuto un trauma. Ok. Oh. È arrivata là. Dove sei andato? A curarmi, ora uso un... C'era una cura nella casa.
Oh, non sono entrato nella casa. Oh. Ok. Ma tanto faccio prestissimo perché ho il super repellente dei... Miscredente. Esatto. Allora. Vediamo un po'. Ci siamo, Ci siamo. Abbiamo fatto questo percorso, che era un percorso molto lungo. Adesso c'è la seconda parte di diretta, che invece avrà momenti non interessanti. Ok. Sì, sì, sì. Pietra Brillo, guarda, ti faccio un regalo e non accendo il televisore. La televisione, bravissimo. Prima volta dall'inizio delle nostre veteran, ragazzi. Attenzione. C'è che una ragnatela elettrica. È una ragnatela elettrificata, solo che sembra naturale. Ti ricordi, avevamo trovato un ragno elettrico? Sì, il piccolino. Bravo. Prego, prego. Scusa il ritardo. Oh, è il capo palestra. Questa qui è una tela di Galvantula. Ah, l'evoluzione. Un Pokémon di tipo Bravo. Elettro. Ma non chiedermi perché si trovi qui. Comunque, quando qualcuno è nei guai, aiutarlo è compito dei capi palestra. Forza, Krokorok! È giusto, terra è super efficace. Vedi, così se arrivi qua senza averlo sconfitto non puoi andare avanti. Tieni, prendi questa macchina tecnica, ne vado molto fiero. Puoi insegnare la mossa che contiene i tuoi Pokémon. Batti terra, oh, batti terra. Anche se in realtà su Galvantula terra non è super efficace. Però. Batti terra è una mossa che causa danni e allo stesso tempo fa diminuire la velocità dell'avversario. Alcuni Pokémon di tipo terra sono un po' lenti. Se usi bene batti terra potrai sopperire a questo punto debole. Non so se tu abbia talento o meno, ma se pensi di andare, vai. Se pensi di fare qualcosa, fallo. Fai quello che ti dice il cuore. I tuoi limiti li decidi solo tu. Ok. Vediamo. Bene, Mike. Adesso si comincia a godere, eh? Ottimo. Quando vuoi, entriamo. 60. Disastro. Vabbè. Cosa? La batterra non te la impara nessuno. Oh, che bella che è. Non ho fatto un passo. C'è una cattura. Vediamo chi è. Oh! Beh! Boldore. Beh! A questo punto vado anch'io. Livello 24. Passo, però. Figo. Godo! Godissimo! Godissimissimissimo! Allora. Dimmi. Non so se userai mai Boldore, ma se vorrai usarlo... Qui c'è uno dei miei preferiti. Oh. Guarda come gira. Guarda come... Il tuo ha vigore, eh? Ok, ha vigore. Cioè potrebbe... Posso... Io penso che ce l'abbia al 100%. Aspetta, ci guardo, non voglio dirti cazzate. Perché se non ce l'ha lo shot. Sì. Allora, l'abilità nascosta è un'altra, ma non può avercela. Sempre non so se ne ha due. Ok. No, ne ha due. Potrebbe anche non averla. Ok, allora vado di fuoco fatuo e vediamo. No, aspetta, scherzavo. In quinta generazione ha solamente vigore, quindi ha vigore. Ok, allora. E roccia e basta? Roccia e basta, sì. Okay. Sì, però devi shottarlo per attivare vigore. Serpedera, dai. Oh no, era meglio Basculin in realtà. Vabbè. Master Ball reskinnata. A me ha fallito completamente. Ci devi credere. Devi credere nel fatto che sia una Master Ball reskinnata ed entra senza problemi. Cioè, tu devi trattarla come tale. Non devi neanche chiederti se sia un'altra ball. E infatti, vedi. Però fa molto male sta cosa. Cioè, mi ha dato... Ma caduta massima ne fa due, da 2 a 5 o 2 massimo? Da 2 a 5, se non sbaglio, caduta massima. Ci scoppia qua. Ci scoppia completamente. Sono quelle mosse che poi alla fine... Vabbè, mega assorbo, dai, così non mi può shottare. Però è pericolosissima. Sì, cioè, se critta mi uccide. Se critta mi ammazza coso. Vabbè, deve crittare e fare 5 colpi. Vabbè, io mega assorbo. Un bel attacco quel coso. Io mega assorbo e via. Però è paurosa sta Quante cosa. Quante volte deve crittare, però? Almeno 2. Ok. Non è fatta. Cioè, dovrebbe essere fatta. Caduta massima, no. Non crittare, però. Ok. Smettila. Ok, colpi inflitti 2. E metto un tank. Chansient. Ricordi quali sfide ci aspettano? Ricordi la prossima palestra per caso? Non mi ricordo i nomi. Il tipo? Neanche.
Va bene, perché dovremmo andare a parlare con... Non ti dico niente. Sì, ragazzi, glielo farei evolvere se lo avessi in squadra, certo. Allora. Si evolve tramite scambio. Ah. Possiamo calcolare... Cioè, adesso abbiamo delle scelte che non sono poi così poco valide, comunque. Cominciamo ad avere tanta scelta. Andiamo di Soul Link in 3, 2, 1. Oh yeah. Per proteggere gli ideali. E la verità smarrita. Due poti condivisi. Tornano un'unica vita. Ferrosid, Pokémon spina seme. Si attacca alle pareti delle grotte conficcando gli aculei. Assorbe i minerali all'interno delle rocce. Quando la sua energia è al massimo, i cristalli e gli arancioni si illuminano. Cerca l'acqua nelle grotte sotterranee. Ok. Soprannome. Sono un semino e un sasso. Un semino e un sasso. Beh, potremmo chiamarli semino e sasso, però mi sembra un po' volgare. Allora, semino e... Sì, perché... Vediamo allora, un po'. Dimmi. Fammi vedere se c'entra un nickname e nel caso te lo forzo io, questo... Ok. Ok, allora, io lo chiamerò... F.ferreo, ok? Quindi per me sarà ferro, va bene? Tu non farti domande. E il tuo invece? R roccia, che ne so. No, deve essere... Sasso... Sasso... Aiutatemi, ragazzi. Sasso... Sasso... No, sasso sesso, ragazzi, dai. Sasso solido. Solido non è male. Tu non sai perché, ma non è male. Sasso solido. Sasso sassari. No, ma che dite? Sassofono. No, sasso. Deve cominciare con la S, immagino. Sassolitico. No, non necessariamente deve cominciare con la S. Ah, ok. Allora è sasso... Sasso, un aggettivo... Ok. Imponente per un sasso. Sasso... Ok, sasso... se non è con la S, può sasso. Essere granitico, oppure... Però è troppo lungo. Ok, Sasso... Sassolino, la smettete? Sassolino. Sasso grosso. È tipo sasso grosso. Però... Colossale. Sasso colossale troppo lungo, ma sì, okay. Ci siamo. Sasso magno, bello sasso magno, ragazzi. Sasso magno, dai. Vabbè. Sasso magno, dai. Ferro e sasso magno. Sasso magno. Vai, va bene, va bene. Ok. Perfetto. Cattura fatta. Yeah. E lì che c'è? Oddio. It's him, guys. Tocca preparare la squadra. Beh, io metterei davanti un King K. Rool per la prepotta, dai. Ok. Il linkino l'abbiamo fatto, raga. Però metto Donkey Kong per fare specchio, dai. Let's go. Oh, che cazzo! Ma si sono... di qua. Oddio. Abbiamo portato l'allenatore. Ma che cosa sta succedendo? Bro, ma che cazzo sono quei ninja? È incredibile, fighissimo. Grazie. Quelli erano due del trio oscuro. Fanno parte del Team Plasma e sono stati reclutati da Gekis in persona. A proposito, sembra che siano stati loro ad ostruire l'entrata di questa cava con la tela di Galvantula. La cava pietra elettrica. Mi piace molto questo luogo. La scienza può affannarsi quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno dell'elettricità, ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Se non ci fossero gli esseri umani, sarebbe il mio posto preferito. Merda. Ma ora veniamo a noi. Ti ho scelto. Questo non ti sorprende? Beh, sì che mi sorprende, certo che mi sorprende. Ovviamente, chi non si sorprenderebbe? A me dice...
Non puoi certo sorprenderti se non capisci di cosa sto parlando. Gli ho risposto di no. Fantastico. Ho parlato di voi, Bagheekis. E lui ha chiesto subito al Trio Oscuro di raccogliere informazioni in proposito. Così ho scoperto che Komor persegue ingenuamente l'ideale di diventare forte, mentre Bell conosce la triste verità. Non tutti possono diventarlo. Invece tu non sembri tendere verso alcun estremo. Sei in posizione neutra. La cosa mi fa piacere. Più avanti troverai ad aspettarti il Team Plasma. Gheekis vuole mettere alla prova le tue capacità di allenatore. Per cosa ti ha scelto, Mike? Mi ha scelto. L'unica cosa per cui può avermi scelto è quando ha visto la prima volta il legame che avevo con i miei Pokémon. No, ma intendo, ok, sì, sicuramente quello, ma per cosa? Allora, ci sono solo 3 chance, una per me più certa di altre. Uh-huh. La prima è che mi ha scelto come bilancia della sua etica, quindi deve capire un po' e ha bisogno di qualcuno per poter prendere una decisione sul suo futuro, cosa che non credo plausibile. La terza, che è la meno plausibile anche insieme a questa, è che voglia farmi entrare nel team in qualche modo e dargli un ruolo importante come saggio, eccetera. Quella mezzana invece mi piace molto di più e credo sia molto più plausibile per la trama che diventa spesso comunque a un certo punto macroscopica nei Pokémon. Lui vuole che io sia il gemello dell'eroe che vuole duplicare lui. Cioè, lui vuole che io sia. Lui vuole creare i due eroi gemelli. E io sono quello che ha scelto in maniera completamente autonoma per rendermi colui che sarà al suo fianco. O qualcosa del genere. Nel bene o nel male, alleati o nemici. Però vuole fare il quadro suo. Questo sarebbe coerente con la tua teoria di rievocazione storica. Eh sì. Però allora è importante anche per il Team Plasma o stanno solo esaudendo i capricci del monarca, secondo te? Secondo me... Questi ninja ti hanno scortato da lui e quindi c'è da farsi questa domanda alla quale non puoi avere risposta, ma così, di pancia, secondo te sono i capricci del bimbo ma è il re, quindi dobbiamo fare quello che dice lui? O c'è un'effettiva utilità di averti dentro l'ecosistema? Secondo me potrei essere traviato da quello che piacerebbe a me, ma quello che penso è che Gheekis comunque obbedisca, non sia del tutto fedele all'idea di star dietro a sta roba. Secondo me Gheekis lo fa, lo deve fare, lo fa perché pensa sia la cosa giusta, però ogni tanto vuole dargli una sberla. Bisogna vedere adesso lo fa ma non vorrebbe farlo. Secondo me è una cosa che mi intriga pensare, sì, è una cosa che mi intriga molto pensare. Yes. Bene, ti voglio far notare, in ultimo, lo avrai fatto, ma sì, mi piace sottolinearlo anche per i ragazzi che ci seguono, che per l'unica volta nella storia Pokémon la neutralità del protagonista che non parla viene resa parte della narrazione. Sì, siccome è vero. Tu non tendi a niente, perché hai il rivale vet che vuole diventare campione e il rivale noob che non sa fare niente del motivo. Ripeto, due rivali che è una figata atomica. Tu sei l'ago che sta al centro. Sì. E quindi non tendi né a destra né a sinistra. E quindi perenne vai bene, vai meglio degli altri, sei più idoneo. Inoltre, un'altra sfaccettatura che viene sottolineata, che N è proprio spaventato dagli uomini, è cresciuto in un modo strano, hai visto, se non ci fossero gli esseri umani sarebbe il mio posto preferito. Sì. È evidente che la sua voglia di separare uomini dai Pokémon nasca anche da una visione distorta del mondo. Ti sto per dire una cosa un po' tirata, ma dipende, scopriremo quanto. Lui è un simil Mowgli, comunque. Bravissimo, cioè, è vero, assolutamente, certo. Perché l'abbiamo visto piccolo con i Pokémon, capito? Sì, un po' Tarzan, sì. Sì. Del resto l'abbiamo detto l'altra volta quando abbiamo fatto la super live scoprendo di Nardo. È un ragazzo cresciuto come un eroe, ma in un tempo, in teoria, nel quale non accade questo. Esatto. Ancora una volta torniamo all'idea della rievocazione storica. Stanno cercando in qualche modo di reinterpretare ruoli non consoni con il presente. Nessuno oggi nella società Pokémon moderna dovrebbe crescere solo tra le bestie senza avere gli umani al fianco. Lo ha fatto e probabilmente adesso non riesce neanche a socializzare bene. Quindi yes.
Yes. Interessante, prego. Esploriamo. Esploriamo. Senti il rumore dell'elettricità statica. Ma che bella! Che belli i cristalli che fluttuano. Non hai visto niente. C'è una bellissima meccanica qui. Maledetto Pokémon. Ok. Che figata. Ah, ma qui andiamo nella cava. Joltik è insetto elettro, vero? Insetto elettro, sì, coleottero. Ok. Donkey Kong brucia tutto. Onok Pink. Come gli batti terra? Gorski, dall'introduzione. Mike ha dedotto del passato di N dall'introduzione, nella quale vediamo N bambino in un bosco, in una foresta. Sì, esatto. Allora, aia. Ok. Ok, di qua. È una meccanica molto carina e ti farò un momento così di spieghino appena... Ma volentieri, volentieri. Coleomorso. Coleomorso ruba le bacche se le hai equipate. Se le mangia. E le usa, eh? Figo. Che oggetto aveva? Fammi un po' vedere che oggetto aveva. Di chi parli? Donkey Kong. Vediamo un po'. Carbonella. Gli tira su gli attacchi fuoco. Oddio, onestamente. No. Per ora gli darei il condividi esperienza, così prendi più esperienza. Tanto penso che shotti comunque. Allora, veramente forte lui. Ok. Le nature dei Pokémon, e come le vediamo da qui, ragazzi? Non sono in parti. Bello. Sabaku, senti. Se spingi le rocce fluttuanti si muovono. Giusto, Aralia? Ammazza. Non lavora mai questa. Esatto, come fa? Oh. Come al solito questo luogo è saturo di elettricità, come piace tanto ai Pokémon. Per questo alcune rocce eccessivamente cariche reagiscono fluttuando nell'aria. A ogni modo, non tutte possono essere spostate. Mio padre mi ha chiesto di fare delle ricerche su Klink, un Pokémon simile a piccoli ingranaggi. Un Pokémon sì? Non ce l'hai presente? No, stavo pensando a un'altra cosa. Prima l'uovo, cioè? La gallina. Ah, è una domanda che purtroppo ci facciamo spesso giocando a Pokémon. Teoria, quasi sempre prima il Pokémon. Lo so, però questa frase da sua, parte sua, simile a degli ingranaggi dovrebbe essere. Vabbè. Visto che mi occupo dell'origine dei Pokémon, che mi ha affibbiato anche questo compito. Mi ha affibbiato. Un po' però aspetta, ti faccio una, come dire, correzione. Sì. Solitamente, ma non sempre, perché sappi che c'è Vanillite, okay, che nasce dalle stalattiti. Quindi talvolta, okay, sono Pokémon a nascere dagli oggetti. Quindi in teoria sì, Klink potrebbe essere un ingranaggio, esatto, che prende vita, bravo. Ok, ok. Un po' se ne approfitta, ma a dire il vero a me piace molto studiare. Beh, prendi questo prima che me ne dimentichi. Fortunuovo. Aegislash ce l'hai presente? Sì, certo, bellissimo. La spada. Mi piace si molto. Si dice che è la spada maledetta di un re. Se dai Fortunuovo a un Pokémon, aumentano un po' i punti esperienza a fine lotta. Se i Pokémon si rafforzano, ti sarà più facile completare il Pokédex. Prezioso. Allora, questo Mike è il nostro oggetto di leveling. Va sempre dato al Pokémon che livella. Assolutamente sì. Molto meglio del condividi esperienza. E perché direi aumenta davvero. Quindi subito. Subitissimo. Questo forno nuovo ce lo portiamo dietro ed è un altro oggetto che toglie l'audinite. Beh, no, non è vero, rende l'audinite ancora più acuta. Hai idea di quanti punti esperienza farò con un audino adesso? Allora, è davvero incorreggibile quest'uomo. A che punto sei con il Pokémon? Non mi interessa. Bell, combattiamo? Sto facendo la guardia del corpo alla professoressa Aralia. Non credo che ne abbia bisogno, ma è importante proteggere le persone a cui si vuole bene. Oh, oddio, che tesoro.
Ecco qua, qui volevo arrivare. Guarda un po'. In questa grotta c'è questa meccanica che è una sorta di reboot di forza. Era forte la volontà di voler reinterpretare in tutto e per tutto la prima generazione. Okay. Qua tu hai la cava pietrelettica che è basata sul magnetismo. E quindi sposterai queste pietre e le farai attirare da quelle più grandi, perché appunto ci sono poli positivi e poli negativi. Figo. Purtroppo è quasi un unicum, nel senso che all'epoca ci fece respirare l'idea che Pokémon volesse finalmente creare dei dungeon unici, quindi non reinterpretare a ogni generazione sempre lo stesso puzzle, ma crearne di nuovi, anche da un punto di vista estetico e identitario. Sì. E purtroppo però è successo poi. Non abbiamo avuto dungeon in verità. Cioè, proprio sono spariti i dungeon dal gioco dopo la quinta generazione. Ho capito. Già. Cioè, wow. Mannaggia allora. Decisely. Livello 27? Perché abbiamo catturato un Pokémon di livello 24? Che siamo sfigati. Esatto. Ora, Boldore mi fa paura, perché comunque io ho di difesa 3, però gli fa l'idrovampo, lo barno e lui muore. Quanti incontri. Ah, eccolo Klang. Kling, Klink. Figo. Sono Klink, Klang e Kling Klang. Sì, molto belli, mi piacciono un sacco. Sono dibattuti questi Pokémon, c'è chi li ama, c'è chi li odia. Vabbè, certo, è come Klefki, cioè... Sì, vabbè, Klefki a me piace tantissimo. Metal Gear. Solid. Miyazaki! Cosa? Che ti ha nascosto l'ingresso? Sì, esatto, esattamente, cioè... Allora... Miyazaki che ha la situazione. Ok. Fuoco punta. Non devi evitarlo. No, il mio Donkey Kong. Ok. Ma minchia, era un attacco tuono, dai. No, cioè, no, infatti. Mi sono cagato addosso. Ho detto, di che tipo è sto Pokémon? No, volevo solo fuoco acqua. Volcaidon. Mi cagare un po' addosso. Ok. Come si chiama? Volcarona? Come cazzo? Volcaidon? Volcarona. No, aspetta. Volcanion o Volcarona? Volcanion, stavo dicendo. Volcanion. Volcanion, ok. Madonna, che paura. Sto bene. 55, 110 più la super efficacia, però. Cioè, più la stab, scusate. Che figo. Bellissima sta grotta, cazzo. Curable. Quella con cui ho preso Victini. Allora. Oddio! Attini. Che figata! Ho trovato un coso! Vai! Che cos'è? Pietra foglia. Volte è un po', a volte è un Drillbur. Oh no, incubo. 55 era, non 65, ragazzi. Le rocce di queste grotte producono energia elettrica. Grazie a essa mi sento super energico. Fatti visitare. Non è una cosa positiva. A 55 Maverick, non 65. È vero, il cerca strumenti l'ho attivato e poi l'ho disattivato. Clink, ok, oh no. Sarà di livello 41, ma 29. Oh no, ok, sono curioso di vedere con un allenatore che succede. Attacco X, stronzetto. Tutto finito, mai. Sì, iperraggio morto. Crit morto. Se lo chiami è skill, ricorda. Se lo chiami è skill, è un Se ottimo... Se lo chiami, hai fatto una read. Dovremmo fare poi un giro perché ho perso sicuramente qualcosa qua. Esatto, 110 più la stab. Sì, sì. Buono toppino no pottino pi. Ma perché non mi spinge? Adesso vediamo. Godini! Non puoi mangiare le bacche. Sei agitato, mai. E allora non voglio dare il condividi esperienza alle persone, ragazzi.
ai Pokémon. Perché? Perché non voglio perché dare condividi esperienza alle persone. Cosa ho fatto? Ho fatto avanti e indietro come un credito. Ah, ora l'ha fatto, ok. Revitalizza, 700 per ora. È ottimo, ottimo, ottimo. Utilissimo. È pieno di Pochetto Monsuta. Comunque ricordati che da questo momento in poi del gioco, visto che il gioco si fa duro e stiamo arrivando, insomma, sì, alla parte conclusiva, io quando avrai scoperto il tipo del capopalestra ti permetto di livellare un qualsiasi Pokémon della nostra collezione fino al cap. Quindi ti do io un livello, ti dico massimo questo livello. Ok, 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 ok. Ok, qui c'è Giulio Pancaccini, quindi andiamo. Dai, no, volevo fare la sfida a un Giulione, invece ho trovato un Pokémon. Oh, guardalo, il fossile! E lui è roccia. Pronto a sucare. Sì. È roccia. Attento che è roccia, però. E, beh, è roccia... Super efficace su di te. Esatto, però... Sì, non c'è... Roccia su fuoco è il contrario. Brutto. Roccia su fuoco. Serpedera. Ma è anche volante, immagino. È anche volante, sì. Rossino, tocca a te. Bravo. Oddio. Scusa? Non ha neanche crittato. Allora, è il Pokémon che senza... cioè, ha 50% degli HP. E ho capito. Okay. Non ha crittato. Dobbiamo stare attenti qua. Ha fatto acrobazia? Credo era, sì. Era sì. Acrobazia, secondo me. Sì, era acrobazia, ma... Sto coso mena, ma noi siamo più bravi di lui. Ok. Capito. Chansey non gli fa un cazzo, per esempio. Allora, ricordati che tu puoi fargli Acqua Jet. Ho capito, ma muoio al prossimo turno. Ma lui va sotto il 50% degli HP. Mi ha tolto più del 50% degli HP. E potrebbe crittare. Cioè, quanto hai di difesa su quel Basculin? Ora ti dico. Facciamo dei conti. 53 54, sì. Io 53. Quindi se mettiamo in switch in Aureliette, tanto stiamo facendo lo stesso incontro. Anche sì. Io Krakra davanti e non lo terrò, perché Krakra deve tenere con 40 di difesa. Io farei Aurelia, sono morto. Di mezzo l'attacco e poi ne riparliamo. Con Aurelia noi tanchiamo. Facciamo un conto. Allora proviamo a fare questo conteggio, sì. Hai perso quasi 60 HP. Sì. Ok, quasi 60 HP. A vedere che ora perdiamo da Arken, che ho criticato finora. Allora, in realtà qui avendo Bluetto in lead era morto, però non lo sapevamo. Allora, fermi. Ne usciamo insieme. Abbiamo detto, Aureliette, il tuo Aureliette quanto ha di difesa? 60. Abbiamo un problema. Ok. Con Aureliette. Sai qual è? Da e se 70, ci tocca, okay. Prende mummia. Sì. Però poi lo barniamo. Allora, fermi. Abbiamo detto abbiamo perso circa 60 HP su un Basculin con 50 di difesa. Il fatto è che noi potremmo anche shottarlo Arken con Basculin, però non lo so. È 33 su 31. È vero che ho abil cintura, però... Secondo me... Oddio, non so se sei più veloce. No, sicuramente, dai. Però se idrondata fallisce? No, non deve succedere. Quindi andiamo di Aurelia. Aurelia ha Evol Condensa, 70 allora, HP. Secondo me, sciotta Acqua Getto, però è un rischio che non so se mi prenderei se stessi giocando la partita di Mike. No, infatti... Perché se non sciotta? Sentite, se io fossi del 37 lo farei, ma non del 33. Oh, sono due livelli, Due livelli. Per carità, abbiamo visto le caratteristiche di Basculin. Però potrebbe non shottare, potrebbe esatto. Non shottare. E poi Aurelia non morirà con un colpo. Cioè, mal che vada, butto dentro Audino, curo gli altri e ci riprovo. Cioè, Audino
è il mio jolly Pokémon, quindi mettiamo Aurelia. Aurino è meglio per i danni che prende, ma non perché fa niente. Bro, io metto... Allora, facciamo così. Vai. Io metto King K. Rool e okay. Gli faccio la prepotenza. Ah, okay? Beh, buon per te, sì. Ok? Io vado Aurelia e provo fuoco. Vai Aurelia e ci passiamo le informazioni. Rossino, rientra. Mo perdiamo Aurelia e King K. Rool. E andiamo. Agilità. Ora è più veloce. Vabbè, ne riparliamo dopo, tanto deve comunque colpirmi a sto punto. Meglio... Mi ha fatto agilità, è un cretino. Esatto, ma vediamo un po' se entra fuoco fatuo o no, acrobazia, ti prego, non farti troppo male. Oh, ti ha fatto malissimo. Quanto t'ha fatto? Quasi il 50% di HP. Ah, hai evitato l'attacco! Oh, Dio, hai evitato l'attacco! Oh, niente, devo dare Deodino. Ma porca miseria. Ha evitato l'attacco. Ha evitato l'attacco. E gli hai dato mummia adesso, vero? Sì. E quindi adesso anche a metà, cioè anche oltre la metà vita. Allora, hai evitato l'attacco. Quanto hai perso? Quanto hai perso? No, ora mi curo finché non rifà agilità. In poche parole. Ha senso. Cioè, io devo curarmi finché il mio è cretino, non mi fa acrobatics. Va bene. Mi ha paralizzato in compenso. Ma ho preso sgranocchio e... Problema risolto. Il mio è fuori gioco. Quindi seguo te. Il mio non può fare un cazzo. Allora, adesso mi ha fatto 30 danni, che sono 60 col critico. Quindi rimarrei con 9 HP. E non, anche se non morisse Aurelia, io morirei come persona, essere umano. Se mi va a 30. Non ho capito, perdonami. Adesso mi ha fatto 30 danni. Con acrobatics. Sì, se critta ne fa 60. Io rimarrei certo. A 9 HP come il Pokémon, ma muoio Michele. Cioè, se vedo che gli HP scendono oltre una allora, soglia. Facciamo dei conti. Quanto ha Aurelia di difesa? 69. 69. No, di difesa. 69, è uguale. Ah, come gli HP? Sì. Quindi sei, praticamente, prendi 30 HP su un 100 difesa, corretto? Sì, prima ho preso meno danni, quindi il roll forse stavolta è stato alto. Su Audi, su Censient, quanta difesa hai? Abbastanza. Vediamo un po'. 66. Senti, quindi prendi un cinquantello. Sì. Su quanti HP? 110. In teoria regge anche il crit, quindi con Censient. Sì. In teoria regge anche il crit e se fa agilità. Vabbè, senti, sei messo bene. Non posso giocare col fuoco. Metto Censient e vediamo. Vediamo che Dai. Fa. Perché a sto punto però gli faccio l'acerboso, è di pietra, gli farò male. Però è anche volante. Però sì, è pesante. So, acrobazia. Vediamo. Oh, mamma mia. Fa. Ok, quanto è con il crit? Ma quanto è con il crit? Allora, 2, 30, 47, 70, 80, 49? 90, sono 5. Eh sì, sono, guarda, 78, 88, 98, 108, sono 49 danni. Sì. Ecco. Quindi per 2 lo reggi. A questo punto ti direi che la strategia potrebbe essere cura finché non fa qualcosa di diverso da agilità. Oh, gli facciamo finire i pipì, esatto. Allora. Sì, ma è assurdo. Ma, se ma fai te l'avevo detto che non sarebbe morto, perché sì, abbiamo fatto un confronto con le difese. Ma il Nasolock senza cure? Che cosa fai? Ci sono. Appunto. Vabbè, le fai da super vet e comunque perdi un sacco di roba. Ok. E basta. Ecco il crit. Sì, fa sempre venire, anche se sappiamo che matematicamente non poteva venire giù, ci siamo sempre cacati addosso. Assolutamente sì. Tra l'altro non ho abbastanza cure per massimizzare. Ah no, ce l'ho, lemon succo. Oh, che palle. Perché non ti sei full curato, bro? No, mi ero full curato. No, hai usato un coso che non ti ha fullato al 100%. Ma 26 più... Ah sì, certo, perché è 106. È 106, sì. Non fare queste cose brutte mai più. Curati ancora. Promesso. Promesso. Certo, qui con il Willow Wisp era finita, ma se non avesse ittato, Mike sarebbe morto. Qui avrebbe... ho roll basso qua. Che culo, Vabbè, noi ci ricuriamo.
No, no, qui si spendono soldi, ma che ci importa? Infatti, li abbiamo fatti apposta. Oh, che palle, quanti APP ha l'acrobazia? Boh, vediamo quante cure hai te, quanti PP ha lui e scopriamo. Ragazzi, qui vedete che proprio ci ha salvato la matematica, ci ha salvato il fatto che facendo i conti abbiamo capito in switch in senza mai aver preso botte, calcolando sulle botte altrui che Chancient avrebbe retto, anche il crit. Che cosa vi avevo detto io? Un cinquantello, no? Hai esatto. Capito il ragionamento che ho fatto, Mike? Ma certo, così sì, almeno sì. Lo replichi. Guarda la difesa di chi ti ha preso la botta, calcolala, esatto. Fai più o meno una proporzione con la difesa di chi devi mettere dentro e ci sei. E ti fai non pararsi. Anticipo e fallisce. Madonna, ricordati che gli hai tolto l'abilità, quindi anche dopo il 50% continuerà a fare malissimo. Ma intanto so. Gli fai male. Acrobazia. E vabbè, va bene, sti cazzi. Ti prego, fagli tanto male. Mi sei fatto niente. Non si è oh fatto... mio Dio. Non si è fatto niente. Che cos'altro hai? Mi sa che il ritorno gli farà di più. Sì, infatti lo so. Dai, magari Dio. Li ha finiti. Ma no. Che finiti, sta una favola. Io mi sto immaginando Mike con le manine davanti alla faccia e tipo Starken che gli fa. E lui. Che ingozzo sto Pokémon, lo drogo continuamente. Basta! C'è Mike lì con le siringhine su Chancient. Chancient, Odino. Ma smettila. E ancora! Ancora, Odino. È diventato una puntata di Made in Abyss, ragazzi. Io non ho parole. Mi farò bannare il canale YouTube mettendo le siringhe su Odino nel thumbnail. Cioè, le cose posso fare è quello. Oh! Ritorno. Oh no, ha funzionato anticipo. Che è successo? Oddio. Ti prego. Cosa Mike, fa anticipo? Io ti leggerò un messaggio della chat, ma lascerò che sia tu a rispondere. Lo ritengo opportuno. Messer Feltrino scrive: ragazzi, scusate se ve lo dico, ma le pipistol sono veramente brutte da vedere. Perdere un Pokémon è brutto, ma avete un sacco di catture. Mentre non vedere letteralmente prosciugare la CPU toglie molto valore alla strategia e all'intrattenimento. Lascio che sia tu a rispondere a questo commento mentre rischi di perdere il Pokémon a cui sei più affezionato nella run. Io non lo faccio. Il mio intrattenimento vai è vincere. E quindi... adesso io userò il ritorno. Mio intrattenimento è vincere. E quindi adesso questo Pokémon. E quindi mangia queste pozioni di merda. Esattamente. Visto? È finita. Oh. È durata ragazzi, solo 10 minuti. Se non volete curare i vostri Pokémon, fatelo nelle Nuzlocke vostre. Noi curiamo tutto quello che ci pare. Ok. Ma come fate a dire a un ragazzo si innamorato del suo Audino perderlo perché tanto altre catture siete senza cuore? Io ho bisogno del mio Audino, è tipo la mia oasi, il mio nido. Quando un Pokémon non funziona so che lui ci sarà sempre. Adesso devo usare Fossa, me ne vado a comprare 80... Comunque, cioè me l'ho tato sul cazzo adesso. Fossa. Vabbè. Senti che ha da dire lui. No. Dopo. Adesso devo andare a comprare delle bibite. Ok. Devo comprare tantissime bibite. Allora. Uffa, l'Isola Libertà non mi ci fa andare. Ragazzi, scherzi a parte. Siamo in una Nuzlocke in Pokémon bianco e nero con e non un blind perdona player. Nessuno. Non ritengo davvero salutare in alcun modo per Mike non sfruttare questa cosa. Anche perché mm-hmm. è una cosa che viene sfruttata sulla base di calcoli. Non è che blind va e dà le cure a cazzo di cane a Gianfranco. Sto imparando, quindi... anche, cioè, ho imparato un'altra cosa adesso. No, no, ma per me il concetto è uno, ok? O si fa una Nuzlocke senza cure, sono sì. molto belle. Sono figo. Molto belle. Non da blind. Non, magari, è, sì. non è fattibile per Mike adesso. No. Non conosce neanche i tipi dei Pokémon. Quindi no. Ma se la Nuzlocke è con le cure, allora fanculo. Quanto avete calcolato male le difese? Aurelia a 69, ma Evol Condensa. No, l'abbiamo calcolata bene, ragazzi. A 69 con Evol Condensa. No, no, senza Evol Condensa. Infatti l'ho calcolata bene, raga.
ho detto, ha preso 30 con Evolve Condensa Aurelia. Ah, ok, 50. Quindi 66 di difesa senza Evolve Condensa e circa un cinquantello. Infatti era un cinquantello. Ok, sì, ok, perfetto, perfetto. E se abbiamo calcolato bene, ragazzi. Okay, serenità. Okay. Ragazzi, devo comprare da bere, cioè. Se non avrebbe fatto 30 uguale se non avessimo calcolato l'Evolve Condensa, no? Ok. Ma potevi prendere il latte Mumu, fratello mio. Adesso in effetti... ma anche quello. Esatto, adesso ci passo. Adesso almeno ho così ho qualcosa in più. Tanto ho un sacco di soldini, sono molto contento. Ecco, adesso mi potrei curare. Vado a prendere il latte Mumu e poi torno nella... molto, molto. Messo il feltrino serenità, il fatto è che lo hai detto sul Pokémon più amato da Mike. Mike si taglierebbe una palla pur di perdere Shenzhen. Sì. E mi faceva sorridere questa mancanza di empatia nei confronti di Mike. Vabbè, no, per deontologia deve perdere il Pokémon. Non importa che Shenzhen. Avete altri Pokémon nel box. Poverino. Allora. Io sto trovando solo roba, ma non voglio grindare. Ok, sto bene, dai. Sto bene. Ultimi e via. Ok, torno. Risolvo. Ok, curo tutto. Ah, è paralizzato il Kinko. Ma gli do una bacca liegia, baston liegia, dai. E gli do anche un po' di curette e poi ho sbagliato sicuramente il puzzle, vero? Sì, dai, curiamo. Ok. Sto finendo i lemon zucchelli, amici. Io faccio un momento repellente. Ho fatto anche chiedono io. Se è meglio Audino o Velocino nel tuo cuore. Ah, no, no, Velocino è ancora superiore. Audino... Velocino per ora è superiore? Sì, okay. Perché Audino è un bisogno... è uno strumento. Esatto, sì, sì, invece Velocino era amore. Ok, pronti. E io mo che devo fare? Che me invento? Sto tornando, amici. Ah no, ok, giusto, è giusto. Era tutto giusto. Ti pare. Ti aspetto qui. Yes, sto arrivando. No, no, ma hai fatto bene, Mike. Figurati se devi lesinar sulle cure, ci mancherebbe altro. Aiuto. Ok, un gioltecchino. Ti prego. Ho sbagliato completamente attacco. Taglio furia. Mazza, faccio. Ok. Vai. Ok. Carina sta meccanica delle rocce, accidente. Poi. Così fa il giro. Sbagliato. No, non è vero, ho fatto bene perché... Sì, anche io mi sono un attimo... No, qua ho già dato. Devo andare... Ah, ok, ho capito. Devo andare giù. E invece? Per giù, andare avanti? No, sì, devi andare giù per andare avanti. Allora... C'è un prospetto particolare, un prospettivo. Esatto, ho visto. Ammazza, un passo un Pokémon. E infatti ho messo il repellente anch'io perché non ne potevo più. Mike, ma che cazzo... Ok. Ma infatti la hardcore Nuzlocke, ragazzi, ci sta secondo me, visto che stiamo parlando. Fai pure il velocizzo, fino a che non ritorni dov'eri. Non per oltre, ok? L'hardcore Nuzlocke ci sta se hai intenzione di avere una serie tappabuchi, secondo me, come programmazione di un canale streaming. Cioè, sai che la vuoi portare per mesi,
Perché un hardcore Nuzlocke devi provarla finché non la vinci, ma la perderai tante volte. Ricomincerai tante volte da capo. Eh sì, perché un hardcore Nuzlocke senza cure non può. Allora, l'hardcore Nuzlocke funziona così: non puoi usare cure, e dentro le palestre non puoi curarti neanche tra un allenatore e l'altro. Madonna, ammazza. Porca miseria. E non so se scherzavi, però il punto è che è ancora più complessa di una Kaizo Ironmon, perché tutti i Pokémon fanno cose utili. Ah no, questa è una regola custom, ok. Quindi solo non puoi curarti e basta. E il level cap obbligatorio, ok. Mi pareva che anche dentro le palestre non si potesse. Allora nulla, errore mio qua. Ma non puoi curarti se non al centro Pokémon. Non puoi livellare oltre il capopalestra. Però la differenza con una Kaizo è che è tutto randomizzato nella Kaizo. Quindi ci sono alcuni avversari ostici, altri che fanno schifo. Certo. Purtroppo in un gioco Pokémon normale quasi tutti gli avversari hanno un minimo di senso. Ho trovato un oggetto strano. Le Hardcore Nuzlocke sono niente oggetti in battaglia. Set mode level cap. Perfetto, ok. Ok. Dicevi, scusa Mike? Ho trovato un Biju. Un Biju spettro. Ora controllo che cos'è. Ora ti racconto una storia su questi Biju. Allora, perfetto. Allora, ok. Non puoi curarti in fight, fuori dalla fight puoi curarti. Ok. Biju spettro. Vai, leggiti pure il Biju. Strumento da far tenere un Pokémon che potenzia una sola volta le mosse di tipo spettro. Oh. Allora, c'è un pattern dentro Game Freak abbastanza ricorrente, simile a quello che potremmo ravvisare nei titoli From Software quando infilano Chester dentro la storia di Artorias. Solamente che Game Freak, anziché citare la storia dei giochi successivi, spesso e volentieri cita le meccaniche dei giochi successivi. I Biju erano, quindi, bravissimo, una beta test della Z. Che cosa carina. Sarebbero poi tornati come cristalli Z, fanno la stessa cosa, anzi ti racconto un piccolo aneddoto matematico, talvolta i Biju potenziano di più della Z. Ah, per sì? Come sono strutturati. Quindi erano molto utilizzati i Biju, si utilizzavano su Scizor, su Hydreigon, si utilizzavano su diversi Pokémon forti del meta di Bianco e Nero, e poi sono Thundurus assolutamente, poi sono spariti, e però ecco, i Biju sono palesemente la Z prematura, ok? Poi dopo ci hanno ragionato un po', dopo le Mega sono arrivati i Biju full come le Z. Carino. Ciao, hai trovato qualcosa? Io ho quasi finito di raccogliere i dati di cui avevo bisogno. Questa cava esiste dall'antichità, ma la prima testimonianza della presenza di Klink risale a 100 anni fa. Non c'è alcuna traccia di prima di allora. Ma certo, possiamo concludere che Klink è comparso all'improvviso 100 anni fa. Non esattamente, hai la risposta, ma alla tua domanda. Esatto, sì. Però è... viene prima l'ingranaggio. Cazzo, sì. Non lo sapevo. Da dove vengono i Pokémon e dove vanno? Se riuscissimo a scoprirlo, rinsalderemmo ancora di più il nostro legame con loro. Ne sono sicura. Sì, professoressa, è la domanda filosofica più antica dell'uomo. Senti, i Pokémon sono creature proprio misteriose. Hai visto? Perché esseri così meravigliosi accettano di stare in nostra compagnia? Perché li catturiamo. Questo lo direbbe Gekis insieme esatto, a N, eh? Esattamente. Ma che carino che gli NPC si muovono. Si guardavano intorno, tutte curiose. Sì. Spero di catturare molti Pokémon anche qui. Un bel viaggio ha fatto di tanti incontri, no? Da dove vengono? Vediamo un po'. Ok. Sono full con la squadra, sì. Però Aurelietta è un po' indietrino. Sì, ci sono Pokémon indietro. Questa però che sta chiaramente la cava di Joltik, non c'è dubbio. E di Darumaka, allora. Ho trovato il Biju veleno io. Oh, figo. Oh no. Ricordati che se corri trovi più Pokémon. Ok. Boldore. Mi scoppia. It is time for Rossino. Vai, Rossino. Ah,
Durante? Che Pokémon ha Durante? Ammazza, pensavo che l'avrei shottato. E non potevi comunque. Vigore. Chapeau. Oddio, facciamo forza. Ok, non mi fa un cazzo. Chi lo usa ricopre il corpo di fuoco e carica il bersaglio, ma subisce il contraccolpo. Allora, fuoco carica è una bellissima mossa per Darumaka. Minchia, 120. È la sua. Io la terrei quando magari sei full vita, sai di essere. Che set hai? Raccontami un po' il tuo set. Spacca roccia, roccio tomba, fuoco pugno e forza. Roccio tomba posso toglierlo. Roccio tomba, spacca roccia è veramente brutta in culo, ma è un MN purtroppo, vero? No, non mi ricordo. No, non lo è. Qua, no. Qua non è un MN, non mi ricordo. No. Quindi dici che lotta. E allora togli spacca roccia. Ok. Hai un'altra. No, allora devi avere la doppia mossa fuoco. Perché no, così. No, esatto. No, spacca roccia. È un MT, allora a posto. Allora togli spacca roccia, okay. Che è una merda. Io la terrei, ragazzi, perché fuoco carica è la stabona che se sei full vita non morirai di recoil e prendi la kill, se ne sei sicuro, no? Io devo capire. Ora. Cosa è la strada principale e cosa no? Ma è... Ok, questo è uno shortcut. Ammazza, ma è un dungeon vero e proprio. Ok. Clink. Ah, 100 HP. Sono orgoglioso di te, Donkey Kong. Ok. Ok. C'è solo Sasseide. Allenatore? Sì, sono un avventuriero che vaga in questa cava. Ti insegnerò quanto dura sia la vita e quanto ardue siano le lotte di Pokémon. Guarda, prima ci siamo cagati addosso da Arken, quindi non preoccuparti, frate. Sì, sappiamo già quanto è dura la vita. Tutto. Ho paura, ragazzi, non lo so. Ora, quando ci arriva Mike, io non dico niente, vediamo se l'allievo... Ok. Vabbè, in realtà... Vedremo se si pone la situazione, in realtà. Va bene. Poi ti dirò. Rossino, sei il mio aiutante. Vediamo un po', perché anche perché il resto... Mi piacerebbe livellare Aurelia, ma... Sì, quando vedo tre cifre sugli HP mi sento una persona diversa. Madonna mia, che botta. Beh, giusto così. Dobbiamo assolutamente fare ricarica. Ah, brutto colpo. Di oggetti. Ok, possiamo mettere il crack di nuovo davanti, no! Che sembra... Cos'è successo? Ho fallito acquagetto, stavo crepando. Come ha fatto a fare? Ah, perché non è 100 di... Acquagetto è 100, deve essere successo qualcosa che ci fango, sfugge. Fango sberla, sicuramente. Ah, ti ha fatto il fango sberla. Aspetta, mi curo. Ora ho paura, ho perso ogni sicurezza di me. Della tua vita. Sì. Semperfy. Ah, ok, qui non va. Quindi ho fatto l'errabondo qua. Che cazzo si faceva? Devo fare il giro. Okay. Belli, punti di esperienza. Ah, Gurdur. Beh. Io avevo Aureliette. Puoi immaginare il ragionamento che ho fatto? Vediamo se hai studiato, allora... hai fatto i compiti a casa. Con Aureliette non dovevi usare fuoco fatuo perché l'avresti potenziato. Bravo. Non so se a Guts non ho voluto rischiare, ho fatto direttamente Sciagura. Ok, ha senso. E qui ci sta, ti giochi una lotta alla pari, entrambi difensivi, entrambi attacker fisici, poi vabbè sculi e critti, ma in ogni caso sì. Stavi messo bene. Attento a non adagiarti troppo su Basculin, no, perché so. Magari gli dai 40 livelli su un Pokémon esatto. Fragile, poi ti muore, poi è un casino. Esatto. O magari muore me. Assolutamente, Sol Link.
Allora, andiamo un secondo a fare i pipì a Donkey Kong, super repellente, e siamo tutti contenti. E siamo tutti godevoli, tanto voglio dire. Ah, ok, stai tornando indietro, vai, 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 tranquillo. Sì, vado alla casetta qua. Va bene così, Mike, non ti devi mai sentire in colpa per fare questo. Grazie. Sono pronto. Qui si accelera, si scappa. Esatto, voglio... Oddio, santissimo, però... Allora, sì, voglio andare di starter perché sta messo male, ma non qui. Ho sbagliato. Ah, la casa stava là. Oh. La casa è a destra. Sì, è subito a destra. Va bene, super repellente subito. Ok. Comunque le musiche dinamiche sono una figata continua. Sì, che se corri sono diverse. Porca è vero. Miseria. Non userò mai le caramelle prima di un livello alto, ragazzi. Min maxing, scherzate. Ma io in realtà lo sto facendo, ma fai bene a fare come fai tu. È giusto così. Bravissimo. Esatto, godi a sinistra, poi godi verso il basso. Esatto, qui sono le ragazze. Eccoci qua, il repellente è finito, ma siamo arrivati al punto. Qua sopra non si va, si va giù. Bravo, esatto, lì sei bloccato. Okay. Oddio. Tutti e tre di qua. Guarda come obbediamo. Più avanti ci sono delle scale. Lì ti aspetta il Team Plasma. Sì, ma è pericoloso. Iperpozione. Ok. Oh. Tutto finito. Mi e piace questo luogo pieno di stimolanti scariche elettriche. Detta così. Detta così. Scienziata, diletta, clink, poverina. Povera ragazza. Il fuoco pugno e si prende nelle gengive. E noi pure, perché abbiamo il cracro, quindi gli faremo un fangoso colpo tutto nell'ano. Tutto nell'ano. Stesso discorso che si è sempre fatto, la super efficacia conviene. Perché 110 stab. Special X, che... pezzo di pezzo. Cosa vuoi? Cosa sono questi cristalli? A che serve? Non nascondono nulla, cioè. Neanche il ricerca strumenti mi porta in questa direzione per un motivo. Battiterra è fisica, raga. No clink shaming. Ok. Sono un cretino, vero? No, ok, non sono un cretino. Ho sempre paura di sbagliare questi puzzle. C'è questa sensazione di irreversibilità dell'errore. Oh, attenzione, una coppia di allenatori. Ah no. Il maggiore e il minore dei fratelli con le pepite. Complimenti, arrivare fin qui non è da tutti. Meriti un regalo. Grazie. È Mixed, palpito, non mi ricordo. Beh. Ottimo denaro. Che gentili signori. Sono anche competitivi. Non tutte vanno spinte, perché... No, non tutte vanno spinte, bravo. Il Team Plasma è lì. Devo esplorare un bel momento. Ma ora esploro con calma, tranquilli, ragazzi. Ma mica mi ricordavo che picciava in basso la musica qui. Anche a te si è abbassata di tonalità, non è l'emulatore che fa casino. Per ora mi sembra normale, ma adesso ci faccio caso. Sì. Sembra normale. Vediamo. Scendendo cambia la musica, sì sì. Okay. Ok, non me lo ricordavo. Pensa a te, che figata, cazzo.
Si abbassa di tono per ogni piano. Madonna, ragazzi. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Sì, sì, è più lenta e più grave. Fantastico. Devo alzare il volume, cavolo. Perché ci siamo meritati questo? Cioè, quello che è arrivato dopo. Ok. Un allenatore? No. Non adesso. Oddio, in realtà sì, con un repellente. Non ne ho più. Non sono qua. Oh no, ho mancato. E invece a me, sai che Michele in alcuni giochi hanno deluso anche con le musiche, ma non dico quali, perché poi magari con Mike si affronteranno cosine. Ok. Se vuoi posso rimettere in sesso la tua squadra di Pokémon. Ma prima lottiamo! Così te li spacco. Va bene. Guarda che carino. Dottor Milo. Swadloon. Poveraccio però. Cioè, capito, un dottore con sto Pokémon che deve fare? Molto lavoro. Allora. Ah, boom! Come promesso, ora rimetti in sesto la tua squadra. Oh. Un medico come me è disposto ad andare dovunque per curare chi ne ha bisogno. Ah, è lo shortcut questo. Ma dov'è l'oggetto? Vabbè. Uff, raro, eh? Ora uso un super repellente e cerco l'oggetto perché altrimenti ci incastriamo qui. Ah, ma perché di qua? Non credo. Impossibile, ragazzi, fare le cose per bene. Ah, no, invece... Oh, perfetto. Ok. Scendiamo giù, che ci sarà percorso e poi vicolo cieco, visto che il plasma è sopra. Sì, sì, la musica cambia. A sinistra non ci andare, è uno shortcut, te lo dico. Ok, senza oggetti nulla. Ok, vado su allora. Eh sì, ci andiamo, ma dopo. Okay. O meglio, hai abbastanza repellenti? Sì. Allora fallo, allora fallo. Okay. Ci sono degli oggetti segreti. Ok, ora uso repellente. Ti autorizzo, una volta fatta la prossima area a sinistra, a fare il velocizzo quando poi ti rendi conto di essere nella stessa mappa, ok? Va bene, ok. Telare. Allora, intanto... Ok. No, qua niente. Senti ora la differenza quando tornerai su. Eh tra sì. Tra la musica di qui... Belli come reagiscono i sassi quando ti muovi. Sì, visto che sono magnetizzati a te. Io lo adoro. No, ma qui c'era proprio voglia di sorprendere con i dettagli, no? Di farti fare continuamente oh! Cosa che i nuovi giochi Pokémon non fanno per niente. È bellissimo. Oh, Bijouterre. È bellissimo la cosa della musica, non ci avevo fatto caso. PS su, carino. È vero, si sente tantissimo. Hai sentito? È più veloce ed è più alta. Più scendi, chiaramente più sei al buio, più sei sottoterra e quindi diventa più grave, figo. Non lo sapevo neanch'io in realtà, non me lo ricordavo. Ok, Team Plasma, vediamo un po' che fai. Ehi tu, sei qui per conto di qualcun altro? Se vinci ti svelerò un segreto. Io intanto alzo il volume. Bravo, bravissimo. Oh no. Quanto è bella. Tanto, 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 tanto.
No, ragazzi, non è la remaster di Bioshock. Qui non crasha. Ti crasha Bioshock? Continuamente. Che cazzo? Purtroppo. Fastidio. No, non ti colpire da solo, bro. Attento, ti ha tolto le cure degli oggetti. In che senso? Ti ha fatto divieto. Ok, 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 ok. Però, in teoria, se non si... cioè, oddio, ora ho paura. Stavo bene prima. Stavi bene prima. Bravo. È importante questa cosa perché se non te ne accorgi, poi quando è il momento di usare un oggetto è un casino. Vero. Vabbè, Scraggy ce lo scopriamo a colazione. Guarda là come idronda l'allievo. Sicuro di poter fare del male e fa bene perché fa male. Yeah. Oh no, il mio acerrimo nemico. Oh, vabbè, sì. Deve farle di pazienza il ragazzo mentre prende 47 cazzi. Ok. Allora, perfetto. Grazie dei 1000 poche dollari. Dovremmo giocare safe, raga. Crit morto, dai. L'ho chiamata skill. L'ho chiamata skill. Aspetta testo. Crit importante questo, eh. Ho crittato di drondata su Scraggy. Meno male. Ah, è vero, c'era il medico. Sì, c'è il medico, non sprecare le cure. Se ti serve curarti. Ma non particolarmente. No, no, contestualizzo amici qua in chat, poi non scendo nel dettaglio per Mike. Non è che siano brutte le musiche del gioco al quale mi riferivo, è che è deludente per essere Pokémon. L'eterogeneità dell'offerta è deludente in quanto siamo davanti a Pokémon e non davanti a un gioco qualsiasi. Ok. Ok. Hai parlato con la prima recluta? Ora lo faccio, appena sconfitta. Ok. Gekis è uno dei 7 saggi, sostenitori del nostro sovrano. Ha 3 aiutanti che vengono chiamati il Trio Oscuro. Ok. Ok. Quindi abbiamo i saggi, sì, il monarca e i ninja, tre del Trio Oscuro, esatto. E ci sono altri personaggi che ti stai dimenticando, che non hai ancora visto in game, ma hai visto in intro. In intro ci sono le ragazze, ma bravo, magari non sono importanti. Ah, ok. Oddio, sono inquadrate in prima persona durante una cerimonia, qualcosa vorranno dire. Ma sai, potrebbe anche essere un simbolo di devozione delle persone intorno all'evento, però sì, assolutamente, sono molto ben... E poi sono vestiti in maniera particolare. Bravo. Sì, ma che cazzo c'è? Ah, ma c'avevo un repellente, per questo stavo godendo. Rivincita crit morto, ma se l'abbiamo chiamato è skill, ragazzi. Ok. Faccio mega assorbimento, dai, non può farmi... Cioè, no, magari poi mi fa rivincita di nuovo. Rivincita, ti ricordo che raddoppia il base power se attacca dopo, eh. Questo era già il danno raddoppiato? Sì. Quanto ti ha fatto? Mi ha fatto... 30 danni, dai.
33 danni. Oio, che palle, bullo. Sì, ho finito i repellenti, amici. Infatti poi li ricompro al centro Pokémon. Anche se è buona usanza ammazzare anche i selvatici in una Nasor, però. No, si è colpito da solo. Raga, comunque oggi live pregna di percorsanza. Sì, molto percorsata. Oh, finalmente un Pokémon che King K. Rool può uccidere. Pio Pio finalmente entra in campo e fa qualcosa. Per prendere breccia crit morto? Sì. Ok, rivinci da crit morto. No dai, non ha colpito subito danno. Ok. Ok. Tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. È il momento di fargli volo. Finalmente. Il suo primo volo. Tanto non ha mosse roccia, adesso mi fa frana. Che umiliazione. Perché la tua squadra sembra felice di starti accanto? Giustamente loro non computano. Niente, il medico è lontano. Sono 300 sì, dollari. Succede siamo niente. Ricchi, siamo ricchi. Poi dal capo vediamo gli item. Oh, raro. Ma niente. I Pokémon che vivono qui nella cava pietra elettrica sono bellissimi. È la bellezza della libertà. Mi ricordo di te. Maledetto distruttore. Oh, io ci ho provato a livellare il tuo starter, ragazzi. Stavo, cioè, avrei fatto 500 livelli con Donkey Kong e invece no. Ricordati che è veleno. Lo so, appunto. Dai, sono gli ultimi encounter. Yes. Abbiamo questo bel, questa bella rush. Come mai quando fa accumulo mi dice quante volte l'ha usata? Perché a seconda di quanto fa accumulo c'è una mossa che... ci sono varie mosse che utilizzano il numero di accumuli per sfogarli. Oh merda. Alcuni in cure, altre in... Ok. Godo. Muore. Che mi dà quanto è fragile. Per fortuna l'abbiamo tolto di mezzo. Cos'è provocazione? Chi la vuole imparare? Darumaka, non mi sembra il ma caso. Ma guarda, non è proprio il Pokémon da Taunt. Taunt lo fa un tank. No, infatti non... Perché lasciate così contento? Oh! Goditelo. Oh! Oh! Che bello! È un Glass Cannon, bro, ma è il Pokémon che fa più male di questa gen, tipo. Ah, è quello dell'Ob, giustamente! Quanto è figo! Ma che bello! Darmanitan! Mi piace un sacco! Martelpugno! Ok. È una mossa lotta che ti abbassa la velocità. Ma, dai. Però tira delle belle cazzottate. Rocciotomba, mi sa che... Vorrei togliere forza, ma non posso per ora.
Quindi... E poi andremo da ricordamosse, fratello mio. Esatto, esatto. Quanti dialoghi importanti comunque questi reclute. Voi parla come allenatori tutti. Non dovete usare i Pokémon. Noi del Team Plasma invece possiamo usarli senza problemi. Va bene. That's so deep, girl. Vediamo un po'. Aumenta i danni annullando altri effetti delle mosse. Oh mio Dio. Già, te l'avevo detto che avrebbe sbloccato un'abilità fuori di testa. Praticamente... L'effetto secondario, che cazzo ne so, di fuoco pugno è poter bruciare? Non brucia, ma fa molto più male. Ma che cazzo? Ce l'ha anche Nidoking questa abilità. Ah, tu sei l'allenatore che preoccupa N. Oh. Allora. No, solo gli effetti secondari positivi, ragazzi. Purtroppo fuoco carica continua a far male. Per qualche motivo, l'assorbisfera viene bloccata. Ok. No, la sorbisfera viene bloccata nel senso che non fa male, ma dà il boost. Mm-hmm. Ah sì, poi guardati le stats se non l'hai fatto, ma credo di sì, hai guardato... Erano cartoonesche. Sono molto contento. Sono molto contento. Credo che stiamo cominciando ad avere una vera squadra, il che è incredibile. Lo stiamo facendo. Merda. Qui gente ha fatto il 32 così subito. Poi 130, cioè a 130 HP è bellissimo. Secondo me conviene. Meglio il tentenno che il crit. Tanto un crit a mai comunque. Lo so che abbiamo nature sfavorevoli, ragazzi. Però... Allora tu non sei della stessa pasta degli altri. N è cresciuto insieme ai Pokémon. Lui non pensa che a loro bene. Eccolo, hai Mowgli. La conferma. Sì. N è cresciuto con i Pokémon. Figo. Oh mio Dio! Oh! Vai! Ma che serata è? Non me lo ricordavo. Pidgeant! Cazzo! Quanto è bello, voglio vederlo. Tacchi! Oh! È un tacchino! Bello che sei! Bello sei! Oddio, anche io lo voglio. Tra poco. 32. Wow, davvero? Sì. Sì, livella, livella! Livelliamo! Peliamo, 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 via, 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 via! Fendifoglia, colpisce il nemico usando una foglia affilata come una spada. Probabile brutto colpo. Ah, beh. Fendifoglia è ottima. Mi sa che è mega assorbimento. È fisica, ma presto avrai uno switch fisico con questo Pokémon, te lo assicuro. Ok. Mi sa che Vorticella me lo tolgo. No, vabbè, Parassiseme me lo tolgo. No, è bello, però se sono... Però se ho uno switch fisico... No, il nuovo non lo do a Brilliant. Scusami? Io... No, niente, tolgo Vorticella perché alla fine ora posso... Non minare. Dovrebbe neanche avere il 100% di trading. Il mio no, non ce l'ha Fendifoglia. No, 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 intendo Vorticella, non dovrebbe neanche avere lui il 100%. Neanche lui. Ah, ok. Per cosa lotti tu?
Anzi, per cosa vivi? Vai, senti, sucare per lente, eh? Beato te che te lo sei tenuto. Cosa c'è? Pietra tuono. Figo. E la chat mi diceva che sono stato disattento in un dettaglio giù. Vediamo un po'. Che cosa hai forse mostrato, no? È che non ho fatto una cosa che mi sembrava inutile. Forse invece in realtà ha un puzzle. Vediamo un po'. Tipo due cristalli che forse non mi sembravano importanti. Non posso dare il fortu nuovo a Aurelietta, ragazzi. Diventa no, fragile. Ah, dite qua? Dite? C'è veramente oddio, vai, prova, c'è un ferro lì. Non so, mi pareva che ci fossi stato, però. Qui no. Oh no, ecco. Ah, merda, io ti avevo visto passare di qui. Sì, forse non sei andato fino in fondo. Esatto. Grazie, ragazzi. Vabbè, se tanto repelli. Ma tu super repello. Quanti abili allenatori, tra l'altro. Il è una prova fatta su misura per sì, te. Sì, esatto, è una cosa che non ti riguarda. Esatto. Che ha preparato questo banchetto. E infatti è super figo che sia per noi e non un incidente o un'invasione da parte nostra dei loro piani. O no? Anzi, questo è il loro piano. Ok. O no? Che succede? O no? O no? Inseguimento. O no. Ok. Non missare, ti prego. No. Oh sì, entra. Ok. Siamo nube. Posto a posto e poi teliamo. O forse no. Però potrebbe avere finta, potrebbe aver cagate. Teliamo. Il nostro desiderio è che il sovrano, dall'alto della sua superiorità, liberi tutti i Pokémon. Smetti di allenarli. Lasciali andare. Merda. Mike, posso fare una cosa, Chad? Sì, grazie. Sì. E la Soul Link divenne la Soul Rip. Bella animazione. Aureliet Difference, ragazzi. Aureliet Diff. Il mio intrattenimento è vincere. Bravi, ragazzi. Mi sono intrattenuto. Ho fatto dell'intrattengo. Fantastico. Bom. Dai che Serpedra sta diventando di nuovo lo starter piano piano. Oh, questi allenatori mi hanno molto fatto contento comunque oggi, Stiamo livellando cose. Gli esseri umani usano i Pokémon per fare delle lotte e vedere chi è più forte. Ti pare giusto? I Pokémon sono forse solo oggetti per gli... Minchia, ma sta cosa da ragazzini, dicevi. Merda, cioè. Ma c'è ancora la grotta qui. Sì. Vorrei svelare tutti i misteri di questo mondo. Per questo continuo a lottare. Poi vai verso destra, Mike. Va bene. Ezio. Continuerò ad amare i nomi degli allenatori. Non avrà Pursuit e se anche ce l'ha non mi ammazzo. Oh, Clink. Merda. Vabbè, posso provare comunque a fargli del male. Metà danno alla volta. Non mi va di... Parassissima. Tanto non è super efficace. Siamo arrivati al nostro finale, Mike, che troverai sulla destra. Ok.
Super colpo aumenta i critici, vero? Super colpo aumenta i critici, corretto. Però Clink non può farci nulla di super efficace a noi. No. Oddio, forse impara qualche mossa a fuoco, non mi ricordo. Però cioè, se anche lo fa, vabbè, insomma, sì, porca puttana. No. Bella, bella le animazioni. Mi pare che impari lanciafiamme l'evoluzione finale, però potrei sbagliarmi. No, ok. Mi pare avevo questo ricordo della mossa fuoco, no, solo elettro e acciaio. No, lanciafiamme, vediamo. Non vedrà nulla. Anche qualcun altro in chat ricordava lanciafiamme, ah. Vediamo. Vediamo, vediamo. Troppo tardi. È schioppato. Non penso di poter svelare da solo tutti i misteri del mondo. Mi accontento di scoprire qualcosa che sia utile per qualcuno. No. Oh. Non so perché ci ricordiamo sto lanciafiamme. Hai visto che c'è a destra? No, ho visto Bigiuvileno, aspetta. Ok. Oh, oh, oh. Okay. Ok, quello, amico mio, è il nostro finale. Quindi ma preparati. Ascoltami, concentrato. Sì. La squadra l'hai curata? No, al fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va tingendo di tinte fosche. Non posso permetterlo. La separazione, si vede che è intelligente. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta. Non è possibile che l'hanno fatta così bene sta cosa. Ascolta bene questo dialogo, Mike, mi raccomando. Ma, no, per carità, ma al di là del valore del dialogo, ma Game Freak che ti fa il title drop? Sappi, devo dire una cosa che è importante per i blind e per i vet, va bene? Ok. Perché io qui ti ho studiato la chicchetta. In realtà, nell'originale, hanno perso, cioè nella localizzazione, hanno perso un dettaglio. Qui dice che il mondo si va tingendo di tinte grigie in giapponese. Oh! Bello! Oddio. Prego. Sì, mi dà molto fastidio. Cioè, in questo reboot c'era anche una contestualizzazione dei tipi di titolo venduto, cioè, vabbè, venduti. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Questo è il mio sogno. Un sogno che devo realizzare a tutti i costi. Ce l'hai anche tu un sogno? Certo che sì. Mi rallegro. Avere dei sogni è una cosa meravigliosa. Qui a me ha detto chi non ha sogni non può capirmi. Ti sfido a dimostrarmi quanto tieni al tuo sogno. Mentre a me deve dare una lezione perché non ne ho una. No, è troppo bello sto gioco, però. Ma guarda il suo sguardo, occhi chiusi, sereno, conscio, consapevole, coatto. Lui ha fatto tutto questo per te. Solitamente, cioè, vorrei farti notare che solitamente sono tu sei il bambino Pokémon che... Sono di nuovo Pokémon catturati! Sì, assolutamente, li ha presi qui. E ti voglio far notare che solitamente noi siamo i bambini cattivi che... Sì. Arrivano a sgominare il piano dei malvagi. Oh no, questo bambino superpotente mi ha fottuto. Cavolo, devo proprio andare via. Qui tu sì stai battendo i cattivi, ma lo stai facendo perché il villain ha preparato una prova per te. È lui che sta giocando che con figata, te, non tu con lui. Cazzo. È lui che è qui che vuole vedere quanto il tuo sogno sia forte. Mi se piace sei davvero da morire. La persona che lui dice di aver selezionato, di averti scelto. Mi piace veramente un botto, ma poi il gioco del bianco e nero, ma che bello è stato. Già. Veramente tanto bello comunque. Ma credi forse che le lotte di Pokémon servano a farci... Bro, tempo di lettura! Sì, chat, lo fanno sempre sti bastardi. Che ha detto? Farci è importante, ci tengo. Body press. Che mai ha fatto? Ah, ok, ma non è uno di quei mosse multiple. Sono cagato addosso. Ok. God. Ok, ok. Farci capire meglio quello che pensiamo? Ok. Mica è uno shonen. È uno shonen. Credi forse che le lotte di Pokémon servano sia a farci capire meglio quello che pensiamo? Ok. Figo, figo. Quello figo. Che pensano, scusa. Quello che pensano. Ok. Ora fa body press, mi scopa. Oh, che è questo crit? Niente, niente. Posso... Ha fatto veramente male comunque. No, no, Mike non sta velocizzando, ragazzi. No, 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 no. Ma Vipa N? Ma secondo voi velocizzo N?
Devo rischiare, ragazzi. Allora, facciamo una valutazione delle abilità, delle caratteristiche. Non può shottarmi, no? Non voglio cambiare Pokémon. Allora, info. Allora, lui è Coleottero. Lo so. Però non può shottarmi, no? Coleomorso, sì, può farmi molto male. Però ho 73 HP, sono di livello 33. Sono più veloce, sicuramente. Ma tu che gli fai? Il fatto è che io sono al più 2, capisci? Cioè, sono più 2 e la cosa mi piace. Voglio godermi il mio più 2 contro N. E il fatto è che... cioè, Fendifoglia più 2. Non so, prego, oppure faccio mega assorbimento, mi fullo. Dai, difendi foglie di livello 28 più 2. Sono più 3, no, più 2. Insomma. Sei sempre molto legato a tenerti boost. No, non come un tempo, dai. Non come un tempo, ma il vantaggio che ti dà tenerti quel più 3 dentro rischiando un crit, qual è? È soltanto truzzaggine, hai ragione, lo cambio. Donkey Kong, tocca a te. Sì, maturo, Mike. Sì, maturo. Smettila di essere adolescente. Fai il passo. E guarda come sei in momentum adesso. No, hai ragione. Sì, hai ragione. Fuoco pugno. Madonna, è bello. Oh. Oddio, poverino. No, poraccio, ha catturato tutto qua. Lui ti sfida con quel che c'è. Guarda, guarda come ti sta ricompensando il gioco per aver fatto la scelta giusta. Ti saresti trovato con un'erba bustato davanti a un acciaio e un acciaio erba. Cazzo, è vero. Ti ha detto: non c'è nessuna cellula del mio corpo che non trasudi amore per i Pokémon e te lo mostrerò. E poi, grazie, purtroppo, okay, procede a prendersi una per quattro in faccia, sia da te che da me, e morire. Guarda però l'abilità del Pokémon Spine Ferrate. Ti fa danno, sì, quando lo colpisci. È successo come carta vetro. Ferire i propri amici. Ma vaffanculo! Ma fammi leggere! Ora leggo dal tuo schermo. Le lotte tra Pokémon. Le lotte di Pokémon non servono ad altro. Oh, bella sta cosa. Cioè, giocare Pokémon sapendo che stai, secondo i cattivi, facendo qualcosa di così sbagliato. Vabbè. Ma perché? Con il cuore pesante mi sono calato nei panni di allenatore per sfidarti. Che bella questa frase! Che bella questa frase! No, è vero che ne parla veloce, però beh lì. Che bella questa frase! Mi sono calato nei panni di allenatore e ne ho riportato solo una sconfitta. Come farò ora a proseguire nella ricerca degli ideali? Della verità da me. Ideali e verità. Bianco e nero. Non sono degno dell'amicizia di un Pokémon leggendario. Non sono degno dell'amicizia. Lui ha scelto noi, ma il dialogo dell'amicizia era il Pokémon, probabilmente. Sono probabilmente, tuo... sì. Ma cazzo. Ok, perché quando ho detto che ha scelto noi, mi ero ancora più convinto di quell'idea, ma sta frase mi sa che... ok. Probabilmente si riferisce, cazzo, al Pokémon, quando ti dice sarò città tuo del amico, museo, ti e ha parla detto del Pokémon. Dell'amico parlava del drago, non parlava di te. Però ti ha scelto comunque. Però mi ha scelto non comunque. Come amico, però. Come rivale. Ti ha scelto... come no, come rivale. Come rivale e come qualcosa che tu non sai. Esatto, hai ipotizzato tre, esatto, vie su tre, sì, tre percorribili. Ok. Ponentopoli vicina. La chiamerò Ponentopoli tutta la live, ragazzi. Non ce la farò, cioè tutta la partita. L'udito di Belle è sorprendente. Ha sentito la tua voce da molto lontano. Ma dimmi, chi è l'allenatore che è qui con te? Sei Aralia, giusto? Classifichi i Pokémon secondo le regole decise dagli uomini, senza mettere neanche in dubbio il legame tra allenatori e Pokémon. Credi di capire tutto, vero? Il tuo Pokédex non serve a niente. Che cosa pensi di ottenere? Oh, quanto astio! Questa c'ha il ragazzino davanti che fa leggi, ma non ha capito che in realtà è molto più sveglio di quanto non si aspetti. Tu hai, già, il tuo modo di pensare, ma anch'io ho il mio, e non vale meno del tuo. Nonnismo puro di Aralia. Ogni singola persona dovrebbe decidere da sola come vivere insieme ai Pokémon. Ma in questo modo gli esseri umani malvagi fanno soffrire i Pokémon. Non posso chiudere gli occhi di fronte a tanta stoltezza.
non uscirà mai un gioco di Pokémon così, mai più. Già. Non mi aspetto che capisca e cambi idea da un momento all'altro, ma spero che un po' alla volta comprenda i sentimenti di tutti noi. Io ti giuro che prima della fine di questa run vado su eBay e mi compro il gioco fisico. Bene? Bravo, bravo. Io ce l'ho sul set. Cioè, no, è fondamentale, devo averlo. Per approfondire la nostra amicizia con i Pokémon è importante conoscerli un po' più di vicino. Allora, visto che sono la guardia del corpo, me ne vado con lei. Ah, pensavo che volessi sfidarmi. Tutti i Pokémon martoriati. Finiamo qua. Salvo. Non voglio spremerti oltre, sei stato bravissimo. 3 ore e un quarto, ti ricordavi di Gazgurdur, ti ricordavi un sacco di cose, yes! Si migliora, la squadra è potente. E si ragiona sulla storia sempre di più. Dunque c'è un'incoronazione, non sappiamo dove avviene, non sappiamo se è già avvenuta, non sappiamo se avverrà, se sì in ogni caso dove. Sappiamo che N ci ha scelto per qualcosa, forse un capriccio, forse necessario, forse rievocazione storica, forse no. Siamo pieni di dubbi. Il mondo che confonde uomini e Pokémon, che fonde forse uomini e Pokémon, sarebbe più corretto, è grigio per N, sì. Mentre dovrebbe tornare bianco e nero, quindi con una separazione netta, perché questa unione ha portato solamente a dolore. Diciamo, è un gioco anche di separazione, questo. Di dualismo, ma proprio di opposti che non dovrebbero toccarsi. O magari di separazione. Cioè, alla fine, uomini e Pokémon sono stati per tanto tempo insieme dopo la storia dell'eroe. Sì. Però è anche vero che originariamente non lo erano, erano separati. Quindi N da una parte vuole far tornare qualcosa allo stato originale, dall'altra però vuole prendere un Unum, ovvero la società moderna, uomini e Pokémon, e tagliarla a metà. Si può fare, secondo te? È una cosa super affascinante. Non credo sia impossibile, però... Tu pensi a fare ste domande in Pokémon? Bello. Cazzo. Direi che ci siamo, direi che questa live ci ha dato tutto, ci ha confermato delle idee su N, ma ci ha dato anche altre. Abbiamo scoperto il trio oscuro, abbiamo fatto delle evoluzioni. Madonna. Quindi direi che domenica andiamo avanti, sarà una live anche quella di gameplay. Dobbiamo finire la grotta, c'è un piano che non abbiamo esplorato. Sì. È molto pericoloso, sotterraneo, stai molto attento. Ok. E poi ci aspetta l'ultima stradina verso la prossima palestra, che ti ricordo essere la sesta. Siamo alla fine miseria delle palestre. Ma c'è ancora tanto da dire. Non vedo l'ora, Mike. Madonna, io sono più carico di quanto avrei pensato sarei stato e sono contentissimo. Ah, ok, figata. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille di questa splendida diretta, come sempre. Ci vediamo domenica alle 17 con un nuovo episodio di Bianco e Nero. Raidiamo Diego, se è online. Yes, lo è. Dai, buona serata. Fantastico. Allora. Grazie, professore. Buona serata a te. Buonanotte, a buon riposo. Notte. Ciao, caro. Ma che belle live sono. Sono così contento. Grazie a voi, ragazzi, che mi supportate nonostante non riesca a ringraziarvi. Spero vi piaccia anche il mio coinvolgimento, nonostante alcuni impegni che ho in questo periodo. Sono concentrato e innamorato. E lo sarò sempre di più. Grazie di essere stati con me, di tutto cuore. E di tutto quello che è successo sono grato. Bella diretta. Francesco Saido, bravissimo, è stato stupendo oggi. Sono contento anche di come è andata nei confronti di Salvo, della partita, del party, le evoluzioni, sia il nostro PJ, no, sia il nostro Pio Pio che Serpedra stanno arrivando al punto cardine della terza evoluzione. Figata. Ragazzi, buonanotte, non ci si ferma, Semper Fi, fight. Grazie, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte.